Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di aprire questi lavori che raggruppano grandi studiosi di Cartesio e di Pascal per un progetto intellettuale, forse anche spirituale, a livello delle questioni di alta politica che il Presidente evocava adesso. Credo che non è una cosa a caso di evocare figure di un razionalismo di alto livello come quello di Cartesio e di Pascal in un momento in cui si potrebbe dubitare del potere della ragione della storia. Non posso cominciare questa tornata di lavoro insieme senza evocare un ricordo doppio. Prima di tutto il fatto di essere venuto tante volte in questo palazzo con l'amicizia dell'avvocato, che è stato veramente un ricordo non soltanto di frequentazione ma anche di educazione, perché l'avvocato aveva un potere di studio e di ricerca che poteva aiutare i giovani che erano all'inizio della loro ricerca. E poi, legato alla generosità dell'avvocato, vorrei celebrare il ricordo del convegno di 1990, nel quale 92, tu sai, ho già perso la memoria. 90, sì, 90 credo di sì, e nel quale Vincent Caro e me siamo forse i soli testimoni di questa guerra antica. Abbiamo celebrato qui il pensiero dell'analogia di Tommaso d'Avio, cioè il Gaetano, e grandi figure erano presenti. Abbiamo prodotto un bel libro pubblicato da Vivarium, la collana di cui parlavamo, Razionalismo analogico, e questa ricerca insomma era una cosa solida, perché oggi con la stessa amicizia e la stessa volontà di studiare ci ritroviamo qui ancora una volta quasi 42 anni credo dopo. Credo che sia qualcosa di come, no, esagero, 33, sì. Allora, noi stasera, perché se ho ben capito, gli incontri si fanno partendo delle 4 di pomeriggio fino alla sera. Oggi abbiamo tre collaboratori che sono pronti a presentare il loro lavoro e le loro ricerche. Devo sottolineare, mettere a fuoco insomma, che questo incontro è stato possibile dalla collaborazione dell'Istituto degli Studi Filosofici, poi di Sorbonne University, Università, con la stretta collaborazione di nostro caro Bocchetti, chi ha preparato e realizzato concretamente questi incontri in questo palazzo. Questo momento di collaborazione tra Francia e Italia è molto prezioso e noi dobbiamo fare tutto per sviluppare queste imprese che sono insomma, la garanzia di questa pace, forse almeno intellettuale, che può regnare in Europa. E credo che oggi, e particolarmente oggi, la carica, la responsabilità legata a questi valori prende tutta la sua dimensione, e non è una cosa retorica, è veramente una cosa di emergenza e non è la stessa dimensione di soliti discorsi di salutazioni. Mi fermo su queste evocazioni, insomma, quasi drammatiche, e mi preparo a presentare i miei colleghi Gilles Oliveau e Maria Vita Romeo, e poi avremo la collaborazione di un altro signore che non sì, che viene nascosto, l'Arvatus Prodeo, se ho capito.
Gilles Olivo, vous... No, continuo in italiano. Lei parlerà in francese sicuramente, però il suo lavoro, la sua scuola di lavoro attorno a Cartesio, nella scuola di Jean-Luc Marion, lo sviluppo di ricerche che insieme con ricordi della scolastica si aprono ai dibattiti sulla modernità, poi il dialogo con le edizioni le più sofisticate di Pascal, come quello che ha sul suo tavolino. Noi aspettiamo adesso la sintesi della sua ricerca. Grazie di essere presente a Napoli stasera. Grazie a voi. Monsieur le Président. Grazie, grazie, professore. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je voudrais, avant de commencer, faire deux indications préliminaires. D'une part, remercier le président de l'Instituto per gli Studi Filosofici de nous accueillir dans ses locaux, et évidemment remercier Andrea Bocchetti pour l'organisation complète du colloque. Le deuxième point que je voudrais aborder devant vous, mais très rapidement, si vous souhaitez poser quelques questions ensuite, quand vous aurez feuilleté le livre, vous pourrez le faire, bien évidemment, c'est vous indiquer que est reparu, nous avons réédité aux presses universitaires de Caen, donc je suis professeur des universités à l'université de Caen-Normandie, où il y a des presses universitaires, les presses universitaires de Caen, qui ont donc réédité, évidemment avec l'accord d'Emmanuel Martineau, son édition des pensées sous le titre que je pourrais, avec Vincent, vous expliquer tout à l'heure, des discours sur la religion et sur quelques autres sujets, qui est donc paru le 14 avril et qui normalement devrait être disponible, voilà, si vous souhaitez l'acheter. Donc je vous le fais passer, puis si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas. J'en viens donc maintenant quand même à l'objet de ma présence ici. La conférence que je souhaite vous proposer vise à vous présenter les linéaments d'une interprétation de l'ensemble du texte de Pascal que l'on connaît sous le nom de l'esprit géométrique, qui comprend donc un premier opuscule dont le titre vraisemblable est « Réflexion », je reviendrai sur cette vraisemblance, cette question des titres, au tout début de mon propos, donc un premier qui est composé d'un premier opuscule qui s'appelle « Les réflexions sur la géométrie en général » et d'un second qui est peut-être plus connu, « De l'art de persuader ». Il faut, pour essayer de comprendre, c'est ce que j'aimerais faire devant vous, ce que visent ces deux textes, que je relève toute une série d'interrogations qu'ils soulèvent à une première lecture. Et pour ce faire, je suivrai dans un premier temps les indications très précises que j'avalise, comme la plupart des studieux sur Pascal, données par Jean Ménard dans son édition de ce texte, dans les œuvres complètes parues, je vous montre le volume, mais vous le connaissez sans doute, au tome 3 des œuvres complètes, parues en 1991. Je voudrais donc commencer, comme je l'annonçais, par évoquer la question des titres, précisément. L'ouvrage, je parlerai, si vous le voulez bien, de l'ouvrage pour indiquer la somme des deux textes, donc pour viser de l'esprit géométrique, qui comprend, donc je le rappelle, les réflexions sur la géométrie en général, premier opuscule, puis un second, de l'art de persuader. L'ouvrage, donc, nous est connu par le biais d'une copie de l'abbé Perrier, le neveu de Pascal, aujourd'hui perdu, sur laquelle une seconde copie a été faite qui porte le nom éditorial, parce qu'il appartenait tout simplement à Sainte-Beuve, de manuscrit de Sainte-Beuve. Donc le texte qui nous est conservé est allographe. Nous n'avons pas le manuscrit original de ce texte et de ces deux opuscules. Ce manuscrit, dans sa présentation matérielle, donne les deux textes dont je vous ai parlé. Intitule, je ne peux pas résumer l'ensemble de l'argumentaire développé par Jean Ménard, mais je le trouve très convaincant. Un premier donc qui s'intitule « Réflexion sur la géométrie en général » et « L'art de persuader » comme second opuscule. Le titre donc d'esprit, alors je précise ce point parce que selon les éditeurs, par exemple La Fuma, donne comme titre général à l'opuscule
des réflexions sur la géométrie en général et comprend que le premier opuscule s'appelle « De l'esprit géométrique » ou « De l'esprit de la géométrie ». Bref, il y a toute une équivoque sur les titres que, me semble-t-il, Jean Ménard a, d'une certaine façon, avec sa science philologique, résolue. Le titre « De l'esprit géométrique », c'est un argument principal évoqué par Jean Ménard, qui donc est commun aux deux titres, aux deux textes dont je vous parle, renvoie, d'une certaine façon, à Pascal lui-même. C'est ce qui permet de l'authentifier précisément comme étant le nom que Pascal lui-même donnait à ces deux opuscules en les regroupant ensemble. Néanmoins, il ne figure pas en tête du manuscrit, mais au bas de la deuxième page du manuscrit tel qu'il nous est parvenu. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que c'était néanmoins sous ce titre-là que Pascal considérait son texte ? Réponse, parce que la logique de Port-Royal, Nicole en l'occurrence, avouant les emprunts qu'il fait à des auteurs contemporains, commence par reconnaître sa dette à l'endroit de Descartes. Vous savez peut-être que la logique de Port-Royal comprend un certain nombre d'extraits des règles pour la direction de l'esprit, avouées par leurs auteurs dans l'avant-propos. Et deuxièmement, il reconnaît, l'avant-propos aussi, une dette à l'endroit des fameux opuscules de Pascal, sous la forme de la mention suivante. On a aussi tiré quelques autres réflexions d'un petit écrit non imprimé qui avait été fait par feu M. Pascal et qu'il avait intitulé « De l'esprit géométrique ». Le titre donc, fin de citation, le titre est confirmé par Leibniz lui-même qui dit, je cite ici un opuscule édité par Coutura, on m'a communiqué, dit-il, un écrit de feu M. Pascal intitulé « Esprit géométrique », fin de citation. Donc, de l'aveu des témoins, qui ont connu directement ou indirectement Pascal, le texte qui nous est parvenu s'appelle donc bien « De l'esprit géométrique ». Concernant maintenant le titre du premier des deux opuscules qui compose donc cet ouvrage, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin ce texte, disons, on ne sait pas si Pascal l'aurait publié, je vais y revenir évidemment, disons cet ouvrage qui comprend les deux opuscules, Jean Ménard argumente, là encore, de façon, à mon avis, très convaincante, pour attribuer la paternité de ce premier titre, « Réflexion sur la géométrie en général », à Arnaud lui-même. Qui était précisément, je ne rentre pas dans le détail de l'argumentation, c'est pas déterminant pour mon propos, c'est pour ça que je me permets de passer assez vite, hein, qui était un habitué justement, aussi bien de titres d'ouvrage se nommant réflexion sur quelque chose, que des intertitres ou des parties ou sous-parties de ces ouvrages, multipliant justement ces mentions de réflexion à propos ou sur quelque chose. Et dont Jean Ménard, donc, ce titre « Réflexion sur la géométrie en général », donc « Réflexion sur quelque chose », dont on ne trouve pas d'équivalent, comme le souligne Jean Ménard, dans les papiers non publiés et qui nous sont parvenus de Pascal. Concernant maintenant l'art de persuader, Jean Ménard toujours précise, je le cite, « Rien n'interdit de l'attribuer à Pascal, rien n'y oblige. La formule est élégante et digne d'un véritable écrivain, mais elle est employée si souvent dans le texte qu'il est facile de l'en tirer. Elle correspond bien au contenu de l'opuscule, autant dire qu'elle s'imposait d'elle-même. Nous pencherions pour l'attribution à Arnaud, jugeant peu vraisemblable que Pascal ait affecté un fragment à un titre, excusez-moi, ait affecté un fragment d'un titre et non l'autre. » Fin de citation. Hormis donc de l'esprit géométrique, pour l'ensemble des deux opuscules, aucun des deux titres, sous lesquels nous les connaissons et puis nous les étudions et nous les citons, aucun de ces deux titres ne s'impose, bien que, en un sens, il est incontestable, hein, qu'il n'en trahisse pas du tout le contenu. Peut-on, deuxième remarque, peut-on rapporter à des raisons biographiques, qui nous seraient bien évidemment connues, la rédaction de l'opuscule ? Ce qui pourrait peut-être nous renseigner sur son objectif. Louis Lafuma envisage à titre d'hypothèse que le premier opuscule puisse être, je le cite dans son introduction à l'édition de l'opuscule, donc de l'esprit géométrique, qu'il appelle, lui, réflexion sur la géométrie en général. Donc si vous reportez au texte, vous verrez qu'il y a cet équivoque, toujours maintenu. Donc dans son introduction aux œuvres complètes de Pascal,
paru, c'est l'édition que j'ai employée, en 1963, aux éditions du Seuil, dans la collection intégrale. La Fuma énonce la chose suivante. Le premier opuscule pourrait être, peut-être, dit La Fuma, une préface à des éléments de géométrie que Pascal avait rédigés à la demande d'Arnaud pour les petites écoles de Port-Royal. Arnaud, en ayant trouvé la rédaction confuse, donc la rédaction faite, proposée par Pascal, les rédigea lui-même et il les publia en 1667, donc bien après la mort de Pascal. Lisant le texte d'Arnaud lui-même, Pascal, semble-t-il, c'est du moins ce qui nous est rapporté, trouve que, en effet, le texte d'Arnaud est meilleur et, dit-on, aurait brûlé son manuscrit. On n'en sait rien en réalité. Charles Adam, un autre éditeur d'opuscule de Pascal, envisageait la même hypothèse, donc d'une subordination de l'esprit géométrique, non seulement pour le premier opuscule, mais y compris pour le second, à l'édition, à la rédaction, pardonnez-moi, des éléments de géométrie rédigés par Pascal. Emmanuel Martineau, dans son édition, celle qui circule maintenant, ne repousse pas cette hypothèse, même s'il ne la juge pas suffisante. Pour finir, en très rapide tour de table des éditeurs qui ont pris position sur ces questions, Jean Ménard, pour finir, repousse, je le cite, « une relation aussi étroite entre notre opuscule et les éléments ». Fin de citation. Il préfère, pour sa part, quant à lui, prendre occasion des développements sur la question de la divisibilité de l'espace, qui se trouve en effet, des paragraphes, je cite toujours la numérotation des paragraphes donnés par Jean Ménard, dans son édition, dont j'ai parlé tout à l'heure, des paragraphes 26 à 39 de son édition. Donc, il préfère rapporter, disais-je, la rédaction de ces deux opuscules à l'ensemble des développements sur la divisibilité de l'infini que l'on retrouve dans ses réflexions sur la géométrie en général, en les rapprochant d'une lettre à Fermat du 29 juillet 1654. Dans cette lettre, Pascal fait en effet état d'une discussion avec une personne à laquelle il était à cette époque très lié, et en laquelle les interprètes s'accordent pour reconnaître un monsieur qui s'appelle le chevalier de Méré. Je cite la lettre à Fermat. « Je n'ai pas le temps de vous envoyer la démonstration d'une difficulté qui étonnait fort M. » Donc tout le monde lit Méré. « Car il a très bon esprit, mais n'est pas géomètre. C'est, comme vous savez, un grand défaut, continue Pascal, et même, il ne comprend pas qu'une ligne mathématique soit divisible à l'infini et croit fort bien entendre qu'elle est composée de points en nombre fini et jamais je ne l'ai pu l'en tirer. Si vous le pouviez, on le rendrait parfait. » Fin de citation. Donc c'est dans le tome 2 des éditions de l'édition de Ménard, la page 1142, si vous voulez vous reporter au texte. On reconnaît dans cette difficulté la raison, en effet, des très longs développements qui occupent, disais-je, les paragraphes 26 à 39 dans l'édition Ménard, et qui couvrent en dimension 10 des 23 pages, donc un petit peu moins de la moitié, du premier opuscule. Pascal introduit ses réflexions au paragraphe 26 de la façon suivante. Je le cite, donc paragraphe 26 dans l'édition Ménard, des réflexions sur la géométrie en général. « Il n'y a point de connaissance naturelle dans l'homme qui précède celle-là. Il vise la divisibilité à l'infini du nombre du mouvement de l'espace. » Je reprends, « Il n'y a donc point de connaissance naturelle dans l'homme qui précède celle-là, au pluriel, et qui les surpasse en clarté. Néanmoins, afin qu'il y ait exemple de tout, on trouve des esprits excellents en toute autre chose que ces infinités choquent et qui n'y peuvent en aucune sorte consentir. » Fin de citation, on retrouve le même type de mention qui est fait, en effet, dans la lettre à Fermat de 1654. Dans une allusion donc, qui, biographiquement, semble transparente au chevalier de Méré, Pascal continue, je le cite à nouveau, « Je n'ai connu personne qui ait pensé qu'un espace ne puisse être augmenté. »
Donc l'infiniment grand, on peut toujours, imaginativement, c'est ce que fera par excellence Disproportion de l'homme, donc la fumée 199, repousser une limite imaginative, ou par l'imagination, une limite posée dans l'horizon de la vision, par exemple. Donc je reprends la lecture. « Je n'ai jamais connu personne qui ait pensé qu'un espace ne puisse être augmenté. Mais j'en ai vu quelques-uns, très habiles d'ailleurs, qui ont assuré qu'un espace pouvait être divisé en deux parties indivisibles. Quelque absurdité qu'ils s'y rencontrent. Je me suis attaché à rechercher en eux, donc en ceux qui argumentent en faveur de cette thèse, une indivisibilité dans l'infiniment petit, je me suis attaché à rechercher en eux quelle pouvait être la cause de cette obscurité. Et j'ai trouvé qu'il n'y en avait qu'une principale, qui est qu'il ne saurait concevoir un contenu divisible à l'infini, d'où il conclut qu'il n'est pas divisible. » Fin de citation, page 404 dans l'édition Ménard, tome 3. Au terme de très longs développements, donc 10 pages, hein, 10 pages sur 23, dont on a un peu le sentiment que, non pas que ce soit hors sujet, mais on peut se demander ce que viennent faire là, on le verra tout à l'heure, ces longs développements. Au terme de donc très longues démonstrations, par lesquelles Pascal essaie de démontrer que l'espace est divisible infiniment, que le mouvement est infiniment divisible, que l'étendue l'est infiniment, etc., etc. Au terme donc de très longues démonstrations, le paragraphe 39, le paragraphe 40, conclut l'opuscule. Pardonnez-moi, je bois un petit peu d'eau. Le paragraphe 39 conclura pourtant, je cite, « ceux qui ne seront pas satisfaits de ces raisons », donc celles que j'ai accumulées moi, Pascal, des paragraphes 26 à 38. « Ceux qui ne seront pas satisfaits de ces raisons et qui demeureront dans la créance que l'espace n'est pas divisible à l'infini ne peuvent prétendre aux démonstrations géométriques. » Ne peuvent prétendre aux démonstrations géométriques. « Et quoi qu'ils puissent être très éclairés en d'autres choses, ils le seront fort peu en celle-ci, c'est-à-dire en matière de géométrie. Hein. Car on peut aisément être très habile homme et mauvais géomètre. » Fin de citation. Jean Ménard commente implicitement cet ensemble qui constitue la très longue digression. Le paragraphe 40 d'ailleurs, nommant cette digression quasiment comme telle, je cite le passage, « j'ai cru être obligé de faire cette longue considération ». Bon, à la lecture, on a en effet le sentiment d'assister à une longue digression. Donc Ménard commente implicitement cet ensemble sous la forme d'une longue digression, de la façon suivante, je le cite, « si les considérations sur la divisibilité à l'infini tiennent une place apparemment démesurée, jugement de l'éditeur, hein, démesurée, et nullement nécessaire, c'est une digression, c'est que l'auteur, au moment où il rédigeait l'opuscule, était obsédé par ce problème, les discussions avec Méret demeuraient encore d'actualité. » Fin de citation. Vous comprendrez donc que c'est la raison choisie par Jean Ménard pour dater cet opuscule du moment des relations avec Méret, donc 1654 ou 1655, avec une préférence pour la date de 1655, dans le détail de laquelle je ne rentre pas. Simplement, je note, après Ménard, que après sa fameuse conversion, Pascal fréquente assidûment Port-Royal des Champs, où il discute d'une part avec M. de Sacy, et c'est à cette occasion qu'il rédigera l'entretien avec M. de Sacy, et Jean Ménard fait l'hypothèse que c'est à l'occasion de ce même séjour qu'il discute aussi énormément de science avec Arnoux, qui est pris dans un certain nombre de polémiques et de rédactions de choses scientifiques à cette époque, et sans doute à ce moment-là, Arnoux l'aurait sollicité pour rédiger pour les petites écoles de Port-Royal les fameux éléments de géométrie. Autrement dit, Jean Ménard attribue à l'influence d'Arnaud à la fois la rédaction de l'esprit géométrique en entier, comme d'ailleurs, dit-il, des éléments de géométrie. Troisième point préalable, si vous m'y autorisez, il reste à essayer de répondre à la question de savoir pourquoi nous avons affaire à deux opuscules distincts, pourtant liés, semble-t-il, par une seule et même appellation par Pascal de l'esprit géométrique, ce qui atteste, je vous le rappelle, à la fois les témoignages de Nicole et de Leibniz. Il est manifeste, semble-t-il, et sur ce point les interprètes peu nombreux,
J'étais très surpris en travaillant à nouveau, parce que ça faisait longtemps que j'avais travaillé sur ces opuscules, qu'en réalité, il y a très peu de choses qui sont proposées sur de l'esprit géométrique. Donc les quelques interprètes qui prennent position, il y a, semble-t-il, unanimité pour accorder qu'il y a une convergence, au moins thématique, de ces deux opuscules. Leur plan est commun. Il s'agit, dans les deux opuscules, de présenter dans un premier temps ce que Pascal appelle la méthode géométrique, c'est-à-dire, développe-t-il, l'art de démontrer une proposition, puis, deuxième moment, de caractériser ce qu'il appelle l'ordre géométrique, autrement dit, il le précise lui-même à nouveau, l'art d'enchaîner les propositions entre elles. Le premier opuscule, donc les réflexions sur la géométrie en général, si vous m'accordez les appellations proposées par Jean Ménard. Le premier opuscule n'accomplit que de manière partielle le premier moment, ne donnant en fait qu'une théorie très longue des définitions, de manière très développée, et qui le cède à partir du paragraphe 26 à la longue digression dont je vous ai parlé sur la question de la divisibilité à l'infini. Le second opuscule de l'art de persuader donne, lui, en entier les règles pour former des définitions, formalisant dans le détail ce que n'a fait qu'ébaucher le premier opuscule. Puis il ajoute, donc sur les définitions, disais-je, puis il ajoute celles pour proposer des axiomes et pour proposer les démonstrations des propositions. De sorte que dans l'art de persuader, l'ensemble de ce qui est annoncé dans les deux opuscules comme constituant la première section, la première partie des opuscules, semble accompli donc dans le second opuscule. S'agissant du second moment du plan, c'est-à-dire la question de l'ordre géométrique, non plus celle de la démonstration des propositions, mais celui de l'ordre géométrique, c'est-à-dire non plus comprendre comment on démontre une proposition, première section, mais comment, une fois qu'on a plusieurs propositions, on les lie entre elles, bien évidemment, pour, on voit bien ce que ça vise, le développement d'un certain nombre de théorèmes en joignant des propositions articulées selon un ordre, qui est l'ordre de la démonstration, et donc de la genèse, si je puis dire, d'invention, de découverte nouvelle. S'agissant du second moment du plan, donc l'ordre méthodique, géométrique, il est éludé dans le premier opuscule, et il n'est que mentionné au paragraphe 17 de l'art de persuader, du second. Et il y a une coupure de texte, on ne sait pas si ça correspond à une pierre d'attente qu'aurait laissée à cet endroit-là de son manuscrit Pascal, s'il l'a peut-être rédigé, ou si ça n'a jamais comme tel existé. Comment comprendre, dès lors, ce qui se présente au premier abord comme une relation de complétion ? Premier abord, on aurait donc envie de dire, certains interprètent l'avancent, que l'art de persuader complète ce qui n'est qu'ébauché dans les réflexions sur la géométrie en général. Jean Ménard, je le cite parce que c'est celui qui donne le plus gros développement à cette thèse, estime que le lien entre nos deux opuscules est un lien de perfectionnement, c'est-à-dire que le second perfectionne le projet du premier. Je le cite. Le second écrit marque en effet un progrès naturel chez un mathématicien dans le sens de la généralisation. Ce qui dans le premier opuscule s'appliquait à la seule géométrie est étendu dans le second, l'art de persuader, à tout raisonnement démonstratif, le modèle géométrique s'imposant toujours. Fin de citation. C'est la page 369 de l'introduction de Jean Ménard. Cette interprétation, donc, je trouve la mieux articulée dans le détail des arguments proposés par Jean Ménard, que je ne restitue pas. Cette interprétation me semble difficile à soutenir. En effet, il est incontestable que le premier opuscule privilégie incontestablement le cas de la géométrie. Pascal écrit, c'est la page 390, celui, c'est-à-dire le genre de démontrer les vérités déjà trouvées, et de les éclaircir de telle sorte que la preuve en soit invincible, est le seul que je veux donner, sous-entendu, dans cet opuscule. Je ne veux m'occuper que de cela, j'y reviendrai bien évidemment tout à l'heure. Et je n'ai pour cela qu'à expliquer la méthode que la géométrie observe, car elle l'enseigne parfaitement par ses exemples. Donc, si je paraphrase, fin de citation, si je paraphrase le texte, je ne veux m'occuper que d'une seule chose dans les réflexions sur la géométrie en général, c'est-à-dire montrer comment on démontre une vérité déjà détenue. Je vais
me pencher sur le cas des mathématiques, parce que le cas des mathématiques, on comprend qu'il pense vraisemblablement aux éléments d'Euclide, est paradigmatique de ce succès de démontrer des choses en les mettant en ordre, précisément. Donc, apparemment, Ménard a raison, si je puis dire. C'est bien la question de la géométrie qui est première. Simplement, la géométrie n'y est considérée que comme la discipline qui fait un usage exemplaire, paradigmatique, de l'ordre de la démonstration. C'est pourquoi l'usage qui en est fait par Pascal, en particulier lors des démonstrations proposées à partir des paragraphes 29, 26 et suivants, pour établir la fameuse divisibilité à l'infini, se succède une dizaine de démonstrations précisément, pour essayer vraisemblablement de fourbir des arguments qui seraient susceptibles de convaincre les gens qui, comme Méret, doutent, n'arrivent pas à accepter cette idée d'une divisibilité à l'infini, du mouvement de l'espace, etc. etc. Reste donc que cette doctrine de la, ou théorie de la démonstration exemplaire en mathématiques, Descartes, pardonnez-moi, Pascal l'applique à la question de la divisibilité à l'infini, et déclare, expressis verbis, que ce faisant, cela nous permet d'excéder le seul champ de la géométrie. Je le cite. « Ceux qui verront clairement ces vérités, que j'ai accumulées du paragraphe 26 au paragraphe 39. » Nous sommes dans le paragraphe 38. Nous sommes dans le paragraphe 39. « Ceux qui verront clairement ces vérités, c'est-à-dire qui accepteront ces démonstrations, qui seront sensibles, qui consentiront, pourront admirer la grandeur et la puissance de la nature dans cette double infinité qui nous environne de toutes parts, et apprendre par cette considération merveilleuse à se connaître eux-mêmes en se regardant placés entre une infinité et un néant d'étendue, entre une infinité et un néant de nombre, entre une infinité et un néant de mouvement, entre une infinité et un néant de temps, qui sont donc les quatre séries de choses que l'on divise à l'infini. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix et former des réflexions qui valent mieux que tout le reste de la géométrie. C'est-à-dire que l'application de la doctrine de la... la référence, c'est le tome 3, page 411, c'est le paragraphe 39. Autrement dit, l'usage qui est fait par Pascal de la théorie de la démonstration, appliqué à la question de la divisibilité à l'infini, nous permet d'accéder, si on consent à ce que stipule, démontre, énonce ces démonstrations, nous permet d'accéder à un champ de savoir qui vaut infiniment mieux que toutes les réflexions de la géométrie elle-même. Donc si j'ose dire, ce qui est prêté par Ménard au seul art de persuader, c'est-à-dire un excès, si j'ose dire, de cette doctrine de la démonstration et de l'ordre par rapport aux réflexions sur la géométrie, se trouve en réalité déjà sous-jacent, moi je trouve pas sous-jacent, explicite me semble-t-il, mais enfin, dans le premier texte. Donc il n'y a pas sous ce rapport, du moins, le progrès de généralisation dont je vous ai cité le passage et par lequel Jean Ménard prétend articuler le rapport de nos deux opuscules. L'élargissement de ce que le second opuscule appelle l'art de persuader, au-delà de ce qui est purement géométrique, ne semble donc pas lui être propre. Encore une fois, il semble que l'on puisse le retrouver dès le premier opuscule. Dans ce cas, demeure toujours la question, pourquoi Pascal a-t-il entrepris de rédiger un nouveau texte, du moins comme ça, matériellement il nous apparaît, après des réflexions sur la géométrie en général? Pourquoi n'avoir pas complété le premier? Puisque nous avons vu que dans l'ordre de la théorie de la démonstration, l'art de persuader complète bien la seule théorie de la définition qui est donnée par Pascal dans le premier opuscule. Donc pourquoi n'avoir pas inséré les démonstrations qui suivent, le développement qui suit, dans les réflexions? Vraisemblablement, ça n'est pas le cas, même si nous n'avons pas le texte autographe, parce que tout simplement, j'y reviendrai tout à l'heure, le début de l'art de persuader n'a rien à voir, j'essaie de l'expliquer, avec le début des réflexions sur la géométrie en général. Donc pourquoi n'avoir pas complété le premier texte par le second? Est-ce qu'il faut soupçonner que, loin de se compléter, comme le prétend Jean Ménard, dans une sorte de linéarité thématique et éthique, est-ce qu'il faudrait soupçonner que les deux opuscules, en réalité, témoignent d'un désaccord de projet, d'objet, peut-être même d'accomplissement?
Si je récapitule donc ce qui fait, si j'ose dire, les difficultés premières sur lesquelles on tombe quand on essaie de rendre raison de cet opuscule général de l'esprit géométrique, pardonnez-moi. On constate premièrement que les titres, loin d'être éclairants, à supposer qu'ils soient de Pascal, ce qui vraisemblablement n'est pas le cas, demandent bien au contraire à être éclairés par l'interprétation de l'ouvrage lui-même. Concernant le motif de la rédaction, s'agissant à tout le moins des réflexions sur la géométrie en général, on constate que le texte fait droit, à son début, à des considérations que l'on dirait de manière contemporaine d'ordre épistémologique, sur l'épistémologie des mathématiques, dans le contexte dont on peut dire qu'il est ou motivé, ou à tout le moins conjoint à une situation dans laquelle Pascal rédige un ouvrage de vulgarisation, un ouvrage à manuel scolaire, à l'attention des petits-enfants de Port-Royal, et qui, manifestement, fait état de la rémanence des discussions qu'il a entretenues avec le chevalier de Méret sur la question de la divisibilité à l'infini. Concernant, pour finir, le lien entre les deux opuscules, il semble difficile à cerner, puisque il semble obéir apparemment en première lecture à un même objectif, une théorie de la méthode, un art de persuader, je vais y revenir, ce semble des appellations différentes, nous allons voir qu'elles ne sont pas si différentes que cela. Mais néanmoins, il y a une sorte de juxtaposition, puisqu'on ne voit pas l'articulation, qui, du même coup, fait ou rend tout à fait paradoxal, en tout cas surprenant, à tout le moins paradoxal, c'est peut-être excessif, mais en tout cas surprenant, la possibilité qu'il porte un titre commun de l'esprit géométrique. Alors, pour essayer de résoudre ces difficultés, je vais donc enfin, si je puis dire, m'intéresser à la teneur des deux opuscules. Ils sont très longs, je ne pourrai le faire malheureusement, je vous prie de m'en excuser, que qu'en perspective cavalière, il va falloir par moment que je narre un petit peu ou que je cite le texte pour pouvoir faire fond, ne pouvant évidemment procéder à une étude de détail, mais enfin je citerai suffisamment les textes qui me semblent... Il y a un peu de temps pour la discussion. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je lis le paragraphe 1. Je ne me souviens plus à quelle heure j'ai commencé. Je n'avais pas les mêmes chiffres, mais enfin, je pense que ça fait bien 35 minutes. 35 minutes. Je pense que dans 5-8 minutes, ça serait bien qu'on entre dans la discussion. Ah oui. Ouais. On peut être un peu plus large. Ah, plus large. D'accord. Alors, je vais accélérer un petit peu. J'ai essayé, du moins. Premier paragraphe des réflexions. Je cite Pascal. L'on peut avoir trois principaux objets dans l'étude de la vérité. C'est le début des réflexions. L'un, de la découvrir quand on la cherche. L'autre, de la démontrer quand on la possède. Le dernier, de la discerner d'avec le faux quand on l'examine. Je ne parle point du premier, c'est-à-dire de la découverte de la vérité. Je traite particulièrement du second, c'est-à-dire de la façon de la démontrer quand on la possède. Il enferme la troisième, etc. etc. Alors, je saute la longue citation. Je tiens donc à ce qui est pour moi une source toujours renouvelée d'étonnement, lorsque les commentaires ou les commentateurs de cet ouvrage de Pascal y lisent une théorie de la méthode qui serait, puisque Pascal utilise ce terme, pas celui de théorie mais celui de méthode, qui serait concurrente de la méthode cartésienne. C'est faux. C'est absolument faux. Pascal dit dans ce texte, alors pardonnez-moi s'il y a quand même un passage qu'il faut que je cite, « La géométrie qui excelle en ces trois genres a expliqué l'art de découvrir les vérités inconnues, et c'est celle qu'elle appelle analyse, dont il serait inutile de discourir après tant d'excellents ouvrages qui ont été faits. Bon, » tous les commentateurs s'accordent pour dire que les excellents ouvrages d'analyse dont il est question ici, c'est peut-être la géométrie de Viète, mais plus vraisemblablement la géométrie de Descartes et le discours de la méthode. Donc Pascal nous dit au début de ses réflexions sur la géométrie, je ne propose pas une théorie de la méthode comme ars inveniendi, comme art de la découverte, c'est-à-dire pour nous, nous le savons maintenant, mais vraisemblablement Pascal ne pouvait pas l'ignorer, puisque les gens de Port-Royal le savaient, les règles pour la direction de l'esprit et dans une plus petite mesure le discours de la méthode. Pascal avoue que Descartes a très bien fait les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un art, méthode,
de la démonstration lorsque l'on possède la vérité. Sur la question de l'analyse, je ne citerai qu'un seul texte de Descartes, que vraisemblablement Pascal a à l'esprit lorsqu'il cite, enfin lorsqu'il écrit ce que je viens de dire. C'est ce qui introduit l'exposé géométrique des secondes réponses. Vous trouverez le texte en Adantanerie, volume 7, la page 155, les lignes 8 à 10, et dans la traduction, c'est le volume 9.1, les pages 121-122. J'ai modifié la traduction. Dans la façon d'écrire des géomètres, je distingue deux choses, à savoir l'ordre et la manière de les montrer, ordinem et rationem demonstrandi. L'ordre consiste en cela seulement que les choses qui sont proposées les premières doivent être connues sans l'aide des suivantes, et que les suivantes doivent être disposées de telle façon qu'elles soient démontrées par les seules choses qui les précèdent. La manière de démontrer, donc les deux objets dont parle en un sens Pascal lui-même, la manière de démontrer est double, l'une se fait par l'analyse, l'autre se fait par la synthèse. L'analyse montre la voie par laquelle une chose a été méthodiquement inventée, en sorte que si le lecteur la veut suivre et jeter les yeux soigneusement sur tout ce qu'elle contient, il n'entendra pas moins parfaitement la chose, ainsi démontrée, que si lui-même l'avait inventée, c'est-à-dire découverte. Mais cette démonstration n'est pas propre à convaincre des lecteurs opiniâtres et peu attentifs. La synthèse, au contraire, par une voie tout autre, démontre à la vérité clairement ce qui est contenu en ses conclusions et se sert d'une longue suite de définitions, de demandes, d'axiomes, de théorèmes, de problèmes, afin que si on lui nie quelques conséquences, elle fasse voir comment elles sont contenues dans les antécédents. Fin de citation. Pour commencer, constatons que la distinction des deux éléments qui entrent dans la méthode géométrique dont nous parle Pascal dans les réflexions reprennent les deux éléments que Pascal discerne dans tout ordre géométrique, l'ordre des définitions, la constitution des définitions et l'ordre des démonstrations, c'est-à-dire du lien des propositions démontrées entre elles. C'est bien ainsi que Pascal l'entend, qui avance que cet art consiste en deux choses principales, l'une de prouver chaque proposition en particulier, l'autre de disposer toutes les propositions dans le meilleur ordre. J'essaie de d'obéir à votre injonction. Alors, donc, si je récapitule, le premier opuscule ne vise pas une théorie de l'invention, il vise à une théorie de la démonstration d'une vérité déjà détenue qui soit absolument contraignante. On voit très bien que, par exemple, les éléments d'Euclide se disposent selon cette manière d'entendre une démonstration. Les éléments d'Euclide, si j'ose dire, quand Euclide leur donne, si c'est lui qui a en effet donné cette formalisation à cet ouvrage, il leur donne la forme de résultat enregistré, simplement il nous montre comment les choses peuvent se démontrer. Il ne nous dit jamais comment il les a trouvées, bien évidemment. L'ordre synthétique ne montre jamais l'ordre de l'invention. Pour commencer le second opuscule, lorsque donc il va parler de l'art de persuader, Pascal reprend la thématique du premier. Je vous rappelle que le paragraphe 26 des réflexions sur la géométrie constatait qu'il y avait des esprits rétifs à accepter des démonstrations en forme. C'est ça qui choque Pascal quand, énonçant une théorie de la démonstration de la vérité détenue, il constate que des gens pourtant résistent à accepter, concéder ce qui est pourtant démontré. Je cite le passage du paragraphe 26, « On trouve des esprits excellents en toute chose que ces infinités choquent et qui n'y peuvent en aucune sorte consentir. » Donc on démontre au chevalier de Méret que temps, mouvement, espace sont divisibles à l'infini et pourtant ils refusent d'entendre cette démonstration. Au terme du développement du premier opuscule, Pascal précise « J'ai cru être obligé de faire cette longue considération en faveur, donc toutes les démonstrations pour convaincre Méret ou les gens comme Méret, en faveur de ceux qui, ne comprenant pas d'abord cette double infinité, sont capables d'en être persuadés. »
Or, si maintenant vous reportez au paragraphe 1 de l'art de persuader, vous voyez que il énonce cette articulation de l'art du vocabulaire du consentement et celui de la persuasion. Je lis le paragraphe 1 normalement. L'art de persuader a un rapport nécessaire à la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur propose. Le paragraphe 26 disait qu'il y a des hommes qui refusent de consentir à la divisibilité de l'infini. Et aux conditions des choses qu'on veut leur faire croire. Donc l'art de persuader reprend la thématique du consentement et, évidemment, puisque ça le porte dans le titre, la question de la persuasion. Or, là encore, c'est un héritage cartésien parfaitement assumé et patent. J'ai montré ailleurs que la compréhension cartésienne de l'essence de la vérité comme certitude s'énonce justement selon le vocabulaire de la persuasion. Je cite à nouveau un autre passage des secondes réponses. C'est Descartes qui parle. J'expliquerai ici de rechef le fondement sur lequel me semble que toute la certitude, certitudo, humaine peut être appuyée. Premièrement, aussitôt que nous pensons percevoir clairement quelque chose, nous nous persuadons, persuadémus, naturellement que cela est vrai. Et si cette persuasion, persuasio, est si ferme que nous ne puissions jamais avoir aucune raison de douter de ce que nous nous persuadons, de la sorte, il n'y a rien à rechercher davantage. Nous avons touchant cela tout ce qui se peut raisonnablement souhaiter. Je coupe le texte. Car nous supposons, donc dans ce cas que je viens de décrire, moi Descartes, une persuasion si ferme qu'elle ne puisse être ôtée. Elle ne porte plus à douter d'elle. Laquelle persuasion, par conséquent, est en tout la même chose que la plus parfaite certitude. Persuasion, certitude, c'est la même chose. C'est donc l'essence de la vérité. L'art de persuader, par conséquent, je résume à grands traits, n'est pas du tout... D'ailleurs, les commentateurs de Pascal n'envisagent même pas la chose. Ce n'est pas une rhétorique, pas du tout. L'art de persuader, a priori, la persuasion, c'est une des compréhensions, une des traductions possibles de ce que, évidemment, Aristote décrit dans la rhétorique. Pas du tout. L'art de persuader, c'est un art, alors, ou bien d'inventer la vérité, mais ça, Descartes a fait le travail, si j'ose dire, ou bien l'art de démontrer une vérité déjà contenue. Aussi bien les réflexions que l'art de persuader ont un rapport exclusif à l'essence de la vérité comme certitude. Alors, si j'essaye maintenant de résumer, en présentant les conclusions. Merde. Pardonnez-moi, j'en fais tomber de l'eau sur mes papiers. Qu'est-ce qui articule, par conséquent, nos deux opuscules? Bah, précisément, cette longue digression à laquelle les réflexions sur la géométrie en général fait droit. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est qu'une méthode de démonstration, un ordre démonstratif, une théorie de la définition, puis l'ordre de l'articulation des propositions entre elles, alors qu'il devrait produire la conviction, alors que la personne qui le lit devrait consentir à la vérité qui est exposée, il n'en est pas persuadé, c'est-à-dire qu'il doute encore de ce qui est démontré. Autrement dit, le projet tel que je suis en train de l'énoncer, moi, Pascal, dans les réflexions sur la géométrie, ne peut qu'avorter puisque je n'ai pas rendu compte de ce dont le chevalier de Méret est le témoin absolu. C'est-à-dire que la certitude, c'est-à-dire la persuasion, peut être manquée par la démonstration. L'art de persuader, du même coup, prend en charge, si je puis dire, les différentes formes de la persuasion. C'est-à-dire qu'il commence par, c'est tout le début, je ne peux pas malheureusement vous lire les extraits, le tout début donc de l'art de persuader, le paragraphe 1, dans lequel Pascal explique qu'il y a deux portes d'entrée de la vérité dans l'esprit, l'entendement et la volonté. Reprenant à nouveau, évidemment, la doctrine cartésienne connue dans la quatrième méditation, l'entendement a des idées, la volonté juge, c'est-à-dire avalise ou au contraire maintient le doute sur ce qui est produit comme idéation par l'entendement. Et cette doctrine, si je puis dire, de la vérité telle qu'elle est thématisée dans la doctrine du jugement dans la quatrième méditation n'est pas suffisante pour rendre raison de la résistance du chevalier de Méret et de ses acolytes.
Parce que c'est déjà celle que moi, Pascal, j'ai déployée dans les réflexions sur la géométrie en général. Il faut donc que l'art de persuader montre qu'il y a d'une part la voie naturelle propre à la démonstration de la vérité par laquelle elle s'insère dans l'esprit, qui est l'idéation de l'entendement et le jugement par lequel la volonté avalise ce qui est conçu par l'entendement, mais qu'il y a aussi la possibilité d'inverser cet ordre et par conséquent que la volonté est capable de se soumettre à l'entendement. Un des textes parmi d'autres convoqué par Pascal, par Descartes, parce que Pascal ne l'invente pas, ça se trouve expressis verbis dans les lettres de Descartes, si vous le connaissez peut-être, la lettre au Père Mélan dans laquelle Descartes explique qu'il est toujours possible de résister à une évidence actuelle pour peu que l'on veuille prouver par là la liberté de son arbitre. 2 plus 2 égale 4, mais je peux le mettre en doute si par là, en faisant une hypothèse, le malin génie, que sais-je encore, si par là je veux démontrer que ma volonté ne se laisse pas toujours expressément soumettre par l'idéation. Donc il y a un moment dans l'art de persuader où ce dernier doit faire la part à la possibilité non envisagée par Descartes dans l'imitation métaphysique, d'une primauté de la volonté sur l'entendement. C'est ce que l'art de persuader va thématiser comme l'art d'agréer. L'art de persuader a donc deux moments. L'art de convaincre, ce dont je parlais dans les réflexions, moi Pascal, auquel il faut que je joigne un art d'agréer, dont fondamentalement la méthode ne peut pas être exposée, il y en a une. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être exposée? Pascal commence par dire que biographiquement, il ne s'en sent pas capable, mais finalement, il doute que quiconque en soit capable. On comprend bien pourquoi, parce que fondamentalement, l'art d'agréer, c'est-à-dire la question du plaisir, est lié à la question de la coutume, donc de la seconde nature qui remplace la première. Et donc, autant elle est caractérisable chez un individu, on peut, celui qui serait capable, de repérer des constantes dans les manières dont une personne est frappée de plaisir par telle ou telle chose, si on avait l'acuité d'esprit suffisante, il fait peut-être l'hypothèse que le chevalier de Méret, enfin, on le reconnaît toujours, serait lui capable d'entrevoir ces choses. Mais Pascal se sent absolument incapable de le voir. Donc il y a une doctrine dans l'art de persuader qui est un art d'agréer, qui a aussi ses principes et ses constantes, sans doute non formalisables, parce qu'il a toujours affaire avec la singularité de chaque individu. Et puis, à d'autre part, l'art de convaincre, c'est-à-dire celui dont j'ai déjà parlé dans les réflexions sur la géométrie en général. Et c'est celui-ci seul que je me sens capable de développer et dont je reprends l'énoncé en suivant ce qui avait été proposé dans le cas du premier opuscule. Donc vous voyez, il y a une refonte du projet. Ce n'est pas le même projet, ce n'est pas sa généralisation. C'est que le premier projet, donner une théorie de la démonstration, bute sur quelque chose qui résiste à la démonstration du vrai. Donc il faut que je comprenne, moi Pascal, ce qui fait résistance à cette démonstration du vrai. Et c'est la question de l'agrément. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre patience. La ringrazio per questo bel sforzo di sintesi, insomma, per concludere la argomentazione. È vero che è una tesi che può essere molto atta a essere discussa, perché lei ha provato di ritrovare l'unità tra i due frammenti di Pascal attorno alla discussione con Méret, e ha trovato insomma una chiave cartesiana per trovare l'unità tra i due momenti, mentre altre interpretazioni sarebbero di mostrare che al di là della radice cartesiana sarebbe il ritorno di Pascal alle dialettiche del Rinascimento e forse attraverso della Ramée, ma più largamente la tradizione padovana della dialettica. Così lei insomma chiude il campo storico e invece trova grande intensità dimostrativa nel dialogo tecnico con i testi cartesiani. Allora, se qualcuno vuole intervenire su queste due prospettive, o un Pascal concentrato
per riprendere e anche rovesciare Cartesio, o un'altra via, un Pascal più umanistico, insomma, che si apre a una discussione con le dialettiche del Rinascimento, per trovare l'unità di tutti questi due frammenti che sono difficilissimi a attaccare, naturalmente. Simplement une précision, bien évidemment la question du rapport non seulement de Pascal, mais comme tous les pascaliens savent, ou le savent, Pascal était très ignorant, Descartes ne l'était pas. La question évidemment du rapport de Pascal aux dialectiques renaissantes est absolument cruciale. Si ça intéresse certains d'entre vous, il y a des travaux de thèse à faire là-dessus, parce que le travail de Robinet n'était ni fait ni à faire, pour dire la vérité. Pace à son âme, mais la chose est ébauchée. Mais il est évident que les régulés ont un rapport, d'ailleurs Descartes lui-même le dit, il mentionne bien les dialecticiens, et il les mentionne dans d'autres passages, en particulier des réponses aux objections faites à sa méditation. Donc il y a incontestablement un rapport de Pascal à la question des dialectiques renaissantes, bien évidemment. La médiation pour Pascal... Oui, celui de Robinet, oui. Oui, donc le travail d'André Robinet, qui s'appelle L'axe ou la ramée Descartes, dans lequel il essaye de montrer que... ce qu'il essaye de montrer, c'est que Descartes est un crypto-ramiste. Bon. La démonstration est peut-être possible, en tout cas, je serais comme le chevalier de Méret, je ne suis pas convaincu par les arguments de Robinet, mais peut-être qu'après tout, on peut le montrer d'une autre manière. Mais tout ce continent renaissant des dialectiques très peu exploré, très difficile, est un continent ouvert à la recherche cartésienne. L'argument fondamental de la sua démonstration est de dire que pone sulla certitudine, cioè che anche il secondo frammento parla della certitudine. Mentre il testo di Pascal parla di consentire, di consentimento, è possibile di riportare le consentement sulla certitudine, o è un'altra via di esplorazione dell'infinito? C'est-à-dire, c'est une modalité, le consentement, c'est une modalité de l'être persuadé, c'est comme ça qu'il le formule. C'est-à-dire, consentir, c'est être sous la modalité du consentement persuadé, donc ce qui unifie les deux, c'est évidemment le vocabulaire de la persuasion. Et la persuasion n'est pas du tout une modalité de croyance. C'est ça qui est absolument déterminant, et ce par quoi Descartes... Quelle est la fin de la vera somiglianza? C'est un posto per un statut ontologico per la vera somiglianza in Pascal? Alors, la vera... La vraisemblance. La vraisemblance, pardon. À quoi faites-vous référence? Le fait qu'on pourrait retenir que si le premier fragment porte sur la question du vrai et la certitude, comme vous l'avez parfaitement rappelé, le second porte plutôt sur un champ ontologique différent. Mm. Donc vous avez rappelé qu'il aurait pu être rapporté à Descartes, à Aristote, mais vous ne le souhaitiez pas, et qu'on appellerait le champ de la vraisemblance. Leibniz l'a aussi cherché à travers une logique de la vraisemblance. Mais vous le trouvez dans l'art d'agréer? Alors voilà. C'est parce que dans l'art d'agréer, le plaisir que j'éprouve est subrationé boni. Et donc ça, c'est le champ de la vraisemblance. Voilà. Je crois qu'il est bon à un moment donné de témoigner de mon libre arbitre, et donc je refuse une démonstration mathématique. Et voilà. Bon. Et là, on retrouve, vous avez parfaitement raison, évidemment, sans l'exclure, la question de la vraisemblance, bien évidemment. Mais elle est articulée, si je puis dire, à la primauté de la question de la vérité, pour autant qu'elle y fait obstacle. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sono dibattiti francesi, però siete venuti per imparare a parlare, se non francese, almeno per sapere. Vous pouvez me poser une question en italien. Volete aggiungere qualcosa alla tesi di due colleghi? Votre relazione, ma quando vous avez parlé di Descartes, je pensais à Saint-Augustin.
Pardonnez-moi. Quand vous avez parlé de l'art des agrès, j'ai pensé à Saint-Augustin. Oui. En fait, vous avez cité la logique de Port-Royal, et nous savons que dans la logique de Port-Royal, au-delà de l'esprit de géométrie, on parle de Saint-Augustin, de Pascal et de Descartes. Donc, j'ai pensé à Pascal Saint-Augustin. Parle lui-même de l'art de persuader. Oui. Absolument. Alors, force, ici, Vincent. Avant ça, c'est mieux qu'il parle avec Izzy. Merci beaucoup. Ce sera moins des questions que des remarques pour les auditeurs, qui inspirent évidemment le très bel exposé de Gilles Olivo. La première remarque, c'est pour dire que ce texte qu'on lit, nous, comme un texte de l'esprit de géométrie ou des réflexions sur la géométrie en général, il ne faut pas craindre de le rendre complexe, voire incohérent, voire incoatif. Et qu'en ce sens, il est comme tous les textes de Pascal, en réalité. À ma connaissance, sauf le texte qui s'appelle « La prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies », qui est un texte achevé, Pascal n'a pas été capable dans sa vie d'achever aucun texte. Alors, certains ont un inachèvement objectif qui s'appelle « La mort », comme les pensées, mais même quand il n'est pas mort, tous ces fragments, tous ces opuscules sont inachevés, et même dans les pensées, les fragments qu'il a recopié, qui était achevé pour, dans son esprit, dans sa démonstration, ne sont pas achevés du point de vue littéraire. Donc il y a un inachèvement constitutif de la pensée de Pascal, que Gilles Olivo manifeste très bien avec ses textes, et une sorte d'incohérence, ou une sorte de, bref, ces opuscules restent des textes en travail, où Pascal est en train de travailler. Donc ça, c'est le premier point, et là, tu le manifestes très clairement, avec la tension entre les deux parties, les excroissances, etc. Ma deuxième remarque, elle est peut-être plus importante encore, c'est pour que tout le monde comprenne bien que l'ordo probandi, ou l'ordo demonstrandi, c'est un ordre qui vise à atteindre la certitude, qui vise à prouver ou à démontrer, c'est ce qui fait l'objet de Pascal ici, et pas à la différence de l'ordre Vivendi, comme tu l'as très justement dit. Cet ordre de la preuve ou de la démonstration, c'est un ordre du point de vue de celui qui démontre, si je puis dire. Mais ce n'est pas parce qu'on a le bon ordre pour démontrer, c'est pour atteindre la certitude, que l'interlocuteur la croit. Il y a un texte très célèbre de Pascal dans la lettre à Perrier de 1657 où il dit « J'entre en colère, c'est pas rien sous la bouche de Pascal, j'entre en colère contre ceux qui veulent absolument qu'on croie une vérité qu'on a démontrée. » Et c'est-à-dire que c'est pas parce que je démontre avec les bons arguments, c'est pas parce que mon propos est démonstratif que nécessairement celui à qui je le démontre doit le croire, en raison de... tu as pris l'exemple de Méré évidemment la divisibilité du continu à l'infini. Autrement dit, ma charge à moi, elle consiste à démontrer en certitude, c'est ce qui intéresse Pascal, l'ordo probandi de ce point de vue-là, mais pas plus. Et si je démontre en certitude, si je dis la vérité, et que mon interlocuteur néanmoins continue de ne pas la croire, ben, que m'importe ? Sinon je me montre en colère contre ceux qui voudraient qu'un propos démonstratif soit factuellement démonstratif. Et ça, c'est un grand modèle dans les pensées, ce sera un grand modèle pour les pensées, que j'ai appelé par ailleurs, mais que j'ai appelé, c'est pas original, puisque Pascal le dit lui-même, une apologétique de la douceur. Le modèle de ça, c'est le Christ. Le Christ vient dire la vérité au monde. Si le monde la rejette ou ne le croit pas, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, donc il y a une douceur du travail de l'ordo probandi, si je puis dire. Enfin, ce que Gilles a expliqué sur l'ordo probandi va se modifier, va être théorisé, développé dans les pensées en termes de douceur. Pourquoi une douceur ? Parce qu'il n'y a justement pas de contrainte au sens d'une violence de l'ordo probandi, comme le dit la fin de la lettre provinciale 12. C'est tout ce que je voulais, mes deux remarques que m'inspirait ton propos. Si je peux simplement ajouter un point, ce que dit Vincent est tout à fait vrai que... Ce chevalier de Méret, qui publie dans ses lettres, après la mort de Descartes, bien après, une lettre dont on pense qu'elle n'a jamais été envoyée à Descartes lui-même, et lui donne une sorte de petite leçon de géométrie, où il se prend pour un grand géomètre précisément, et parle supposément à Pascal,
Donc encore une fois, on pense que pour des raisons tout simplement de date, hein, il ne l'a jamais envoyé à Pascal, donc qui était quelqu'un de relativement orgueilleux, manifestement. Bien. Jamais Pascal ne psychologise ses relations avec les gens, si du moins j'en crois ses relations avec le chevalier de Méret. Dans la lettre à Fermat, il est évidemment surpris que Méret résiste à la force de la démonstration, ça c'est incontestable. D'ailleurs, ça suscite cette réflexion qui va donner l'art de persuader à cette époque. Voilà pourquoi il n'est pas exigible que Descartes, que Pascal ait écrit une préface aux éléments de géométrie qu'il a rédigé, mais que, à son habitude, ce génie, il pense à trois choses en même temps, donc il peut rédiger les éléments de géométrie et puis en même temps se dire mais comment se fait-il que, etc., etc., parce qu'il en a parlé à Méret 6 mois auparavant et qu'il se trouve que les choses sont concurrentes. Dans la lettre à Fermat, donc, c'était ce que j'étais en train de dire, il continue, je vous ai lu l'extrait, à porter énormément d'estime à Méret. Il ne dit pas c'est abruti, il ne se laisse pas convaincre, c'est pas un géomètre, mais qu'est-ce que c'est que ce type, il se prend pour qui, etc. Bien au contraire. En effet, une extrême douceur, et d'ailleurs, dans l'art de persuader, celui qui serait peut-être parmi les grands esprits capable de fournir un art d'agréé, c'est peut-être le chevalier. Alors, c'est comme ça qu'on le lit. Hein. Il y a quelques-uns qui seraient capables, on pense que dans le contexte, c'est le chevalier de Méret, à qui donc il voue une admiration pour ce qu'il peut être. Donc, en effet, une sorte de douceur. Alors, nous, on le psychologiserait, vous savez, cette espèce de génie où on prétend que Pascal entre en colère, se fâche, hurle. Enfin, ces textes prouvent qu'il ne devait pas être comme ça du tout. Les textes sont écrits, ils ne sont pas publiés. Il les a peut-être prêtés, enfin, il les a sûrement prêtés à Nicole et à Arnaud. Mais il y a ce constat qu'il éberlue, que l'on puisse n'être pas convaincu par une démonstration en forme, rigoureuse. Et au lieu de condamner cette personne, il se dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait obstacle à? Et donc, évidemment, il thématise tout à fait autrement, il bouleverse l'ordre hiérarchique normal dans la relation d'idéation certaine cartésien, en envisageant la possibilité d'une inversion de cet ordre, c'est-à-dire d'une primauté de la volonté sur qui dirige les actes idéatifs d'imagination, d'entendement, de déduction, etc., etc. Donc, merci Vincent, oui. Credo che possiamo entrare nell'altra facciata di questo incontro, cioè l'Italia. Grazie a Maria Vita di essere presente e in un certo senso possiamo dire che questo tipo di incontro è reso possibile dalla sua edizione, traduzione di Pascal. E senza questo bellissimo libro mancherebbe un fondamento concreto e linguistico all'impresa. Allora, in questo contesto è un grande piacere di sentire che lei pensa del dialogo tra Cartesio e Pascal e avrà le minuti 40 di cui ha bisogno per fare questa dimostrazione. J'espère un peu. D'accord. Allora, merci. Merci, mon président. Permettetemi di ringraziare il presidente dell'Istituto degli Studi Filosofici, il professor Fabrizio Lomonaco e il professor Andrea Bocchetti per avermi invitato. Io proverò a riflettere insieme a voi su quello che sono le assonanze e le dissonanze epistemologiche tra Pascal e Descartes. Come sappiamo, nella Francia del Grand Siècle, Descartes e Pascal occupano a buon diritto un posto d'onore tra i fondatori della filosofia e della scienza moderna. Tra i due corrono 27 anni di differenza. Basti pensare che nel 1637, quando Descartes pubblica il Discours de la Méthode, Pascal ha solo 14 anni. E aggiungiamo ancora quando nel 1656 Pascal inizia a scrivere le lettere provinciali, Descartes era già scomparso da circa 6 anni. Quindi si può dire che Pascal appartenga alla generazione successiva a quella di Descartes. Ma la loro cultura e i loro interessi scientifici e religiosi sono quelli della Francia del primo periodo del XVII secolo. Negli anni in cui governano Richelieu e poi il nostro Mazarino, i quali preparano la strada all'assolutismo monarchico di Luigi XIV. Ma torniamo a Descartes e a Pascal. Le loro considerazioni logiche, metodologiche ed epistemologiche
intrecciandosi strettamente con le tesi filosofiche che essi formulano negli ambiti tradizionali della metafisica, dell'etica, della religione, danno vita ad una serie di riflessioni che rivelano le divergenze e le tensioni di una modernità che cerca risolutamente, ma non senza problematicità, di delineare una sua identità, affidandosi ora alla ragione, ora al cuore, ora alla scienza, ora alla fede. Da qui la nostra scelta di trattare alcune assonanze e dissonanze epistemologiche tra Descartes e Pascal, che rivelano la loro feconda appartenenza all'epoca moderna. La critica al principio d'autorità, il primato del modello geometrico con le conseguente concezione meccanicistica della natura e il riconoscimento del primato della morale sulle scienze positive. Veniamo al primo punto, alla critica al principio d'autorità. Come sappiamo, l'età moderna si caratterizza per la lotta contro quel principio d'autorità che aveva ostacolato la scienza e la filosofia nell'affermazione della loro propria autonomia. E per intendere meglio in quale clima politico-culturale operano Descartes e Pascal, dobbiamo ricordare che l'inizio del XVII secolo è segnato da due famosissimi processi per eresia. Il 17 febbraio del 1600 l'Inquisizione condanna a rogo il nolano Giordano Bruno, il 22 giugno 1633 il pisano Galileo Galilei viene condannato alla viura forzata dalle sue concezioni astronomiche. A seguito della condanna di Galileo, Descartes sospende la pubblicazione del suo trattato Le Monde e solo 4 anni dopo, nel 1637, pubblica il Discours de la Méthode, dove pone l'esigenza di una critica radicale al sapere acquisito sino ad allora. Come è noto, il Discours cartesiano è una sorta di manifesto della modernità, ma è anche motivo di critiche da parte di ambienti ecclesiastici e filosofici che vedono con sospetto e preoccupazione le possibili ricadute negative su antiche certezze e immutabili verità. E di questo il filosofo francese dovrà tener conto per tutta la vita. E appunto su questo aspetto mi piace richiamare brevemente la cartesiana Epistola a Vettius del 1643, la cui importanza filosofica fu messa in evidenza nel 1988 da Jean-Luc Marion. In questa epistola Descartes opera due distinzioni. La prima, tra la nuova filosofia cartesiana e la vecchia filosofia delle scuole e delle accademie, la seconda, tra la nuova filosofia e la religione. Nel primo, il rapporto tra le due filosofie è antitetico e impone un auto-out. La filosofia, scrive Descartes, cito, che io e tutti gli altri suoi proseliti siamo soliti ricercare, non è nient'altro che la conoscenza delle verità, che possono essere percepite col lume naturale e che possono giovare all'umanità. Al contrario, la celeberrima filosofia ordinaria che viene insegnata nelle scuole e nelle accademie è soltanto un insieme di opinioni, per la maggior parte dubbiose, come mostrano le continue dispute dalle quali tali opinioni finiscono sempre per essere ribaltate, inutili anche come una lunga esperienza ormai insegna. Fine della citazione. Nel secondo caso, il rapporto è di distinzione, ossia di pacifica coesistenza fra la religione cartesiana e la filosofia, la religione cristiana e la filosofia cartesiana. Invero, scrive Descartes, cito, per quel che concerne la religione, è inopportuno voler introdurre delle novità. Infatti, tutti sostengono di credere che la religione che abbracciano sia stata istituita da Dio, che non può sbagliare, e di conseguenza tutti credono che niente di nuovo possa essere introdotto in essa, che non sia pericoloso. Ma riguardo alla filosofia, che proprio tutti riconoscono non essere ancora ben conosciuta dagli uomini e poter essere accresciuto da molte egregie scoperte, niente più degno di lode dell'essere un novatore. Fine della citazione. In altri termini, nessun conflitto fra la religione e il cartesianesimo, perché sono due mondi distinti e separati, perché il campo della filosofia cartesiana è quello della ricerca delle verità filosofiche e scientifica per mezzo del lume naturale, mentre il campo della religione è quello della verità rivelata da Dio e accettata per fede. Non molto diversa e travagliata sarà la vicenda di Pascal.
quando nel corso delle sue ricerche sul vuoto dovrà vincere le resistenze di una parte del mondo scientifico ostinatamente aggrappata alla teoria dell'horror vacui. Emblematica a tal riguardo è la pascaliana prefazione al Trattato sul vuoto del 1648, il cui contenuto tanto mi ricorda la lettera Adventius, in cui si trova una vera e propria filosofia della fisica. Qui Pascal riesce a precisare con sobrietà e chiarezza il ruolo epistemologico della nuova scienza, delineando i suoi rapporti con la filosofia e con la religione. In quest'opera pascaliana, infatti, si condanna l'eccessivo timore reverenziale e il quasi maniacale atteggiamento acritico per gli antichi, si limita il principio di autorità alle sole discipline che non dipendono dal ragionamento e dall'esperienza, ad esempio la teologia, e si afferma il dominio della ragione in tutte le altre discipline. Non diversa è la critica al principio d'autorità mossa da Descartes, il quale nei confronti degli antichi sembra assumere anzi un atteggiamento più radicale di Pascal, nell'affermare di voler fare piazza pulita di tutto il sapere acquisito fino ad oggi. Tuttavia questo atteggiamento radicale sarà ridimensionato quando, a proposito della questione del vuoto, Descartes, benché incline ad attribuire al peso dell'aria gli effetti della sospensione del liquido nella colonna barometrica, non ammetterà l'esistenza del vuoto e sembrerà restare fedele alla teoria pianista di stampo aristotelico. Nella filosofia cartesiana, come ben si sa, l'attributo della materia è l'estensione. La materia è un corpo che riempie tutte le lunghezze, le larghezze e le profondità del grande spazio. Tutto ciò che esiste, esiste solo perché occupa uno spazio. Perciò il vuoto, ovvero sia uno spazio vuoto, è semplicemente impensabile. D'altronde l'identità di materia di estensione esclude anche l'esistenza di una piccolissima parte vuota nello spazio. E quelle parti dello spazio che apparentemente potrebbero figurare vuote, in realtà sono piene di una materia impercettibile e rarefatta, quella che Descartes chiama matière subtile, la quale, essendo invisibile, viene erroneamente scambiata col vuoto. Da questo punto di vista, Descartes sembra più vicino al gesuita padre Étienne Noël, che fu protagonista della celebre polemica sul vuoto con Pascal. In ogni caso, bisogna dire che della polemica tra l'innovatore Pascal e il tradizionalista padre Noël scaturisce indubbiamente una consapevolezza più matura dell'importanza del metodo induttivo, fondamentale per l'epistemologia pascaliana, in cui si sottolinea il valore dell'esperienza come strumento indispensabile per indagare la natura e per combattere ogni accettazione acritica del principio d'autorità. Risiede proprio qui la grandezza della scienza e la potenza della conoscenza umana, che Pascal difende da ogni ingerenza, da parte di altri ambiti estranei a quello scientifico, soprattutto da parte dell'autorità religiosa. In conclusione, non dobbiamo dimenticare che sia per Descartes sia per Pascal l'indipendenza del sapere dalla tradizione non vale né per la fede né per la teologia, ove tuttavia la sottomissione all'autorità non è sottomissione forzata e cieca, ma orientata dall'evidenza e guidata dalla lumière naturelle, che ci dà certezza. Per Descartes, infatti, la chiarezza, ossia la perspicuità da cui la nostra volontà può essere mossa a dare l'assenso, è duplice, quella del lume naturale e quella della grazia divina. Inoltre, se la materia delle cose di fede è oscura, il lume interno che ci convince della loro verità ci dà una certezza persino superiore a quella del lume naturale. Anche Pascal, pur attribuendo alla fede una certezza invincibile, riconosce che nemmeno in quest'ambito ci si può affidare in modo cieco all'autorità. Occorre infatti un'evidenza diversa, ma non inferiore a quella della ragione, una sorta di illuminazione interna. La fede è una verità sensibile al cuore, e il cuore è l'organo delle verità certe, sia in ambito scientifico sia in ambito filosofico. Veniamo al secondo punto, al primato del modello geometrico. All'interno di quella svolta epistemologica che sancisce il trionfo dell'eliocentrismo sul geocentrismo e che certamente sconvolge il mondo moderno, si attesta il primato della geometria, con la conseguente matematizzazione del mondo.
Tale svolta epistemologica comporta l'affermazione di quella visione meccanicistica che mette a tacere il pensiero magico di stampo umanistico rinascimentale ed esclude ogni considerazione finalistica in ambito scientifico. A ciò inoltre si accompagna quella infinitizzazione del mondo che non è una semplice conseguenza dell'interpretazione meramente matematica della natura. In breve, il nesso meccanicismo-infinitizzazione del mondo è qualcosa di nuovo. In ogni caso, l'infinitizzazione del mondo per Descartes è un indefinito. Questo mondo, cito, ossia la totalità della sostanza corporea, non ha confine alcuno alla sua estensione. Ovunque infatti fingiamo che si trovino quei confini, sempre non soltanto ci immaginiamo oltre quelli degli spazi indefinitivamente estesi, ma anche percepiamo che essi sono immaginabili con verità, ossia sono reali e che pertanto in essi è contenuta anche una sostanza corporea indefinitivamente estesa. Questo perché, come già ho mostrato diffusamente, l'idea della sua estensione, che noi concepiamo in uno spazio qualsiasi, è la stessa identica idea di sostanza corporea. Fine della citazione. A ciò fa eco Pascal, definendo il mondo una sfera infinita, il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun luogo, e concependolo non solo come infinitamente grande, ma anche come composto dall'infinitamente piccolo. La matematizzazione e infinitizzazione del mondo spiega l'interesse per quell'ordine geometrico, giudicato il più perfetto tra gli ordini, in quanto, non definendo e non dimostrando tutto, per la sola ragione che ciò c'è impossibile all'uomo, possiede tutta quella perfezione a cui gli uomini possono arrivare. Descartes, per esempio, afferma chiaramente che l'aritmetica e la geometria sono di gran lunga più certe di tutte le altre discipline, perché non solo queste portano su un oggetto così puro e semplice da non supporre proprio nulla che l'esperienza abbia reso incerto, ma consistono tutte intere in conseguenze che si devono dedurre razionalmente. A tale concetto si lega l'opera pascaliana, di cui abbiamo sentito parlare dal professore Liveau, dell'Esprit Géométrique, che, come afferma Vincent Caro, è l'opera più cartesiana di Pascal. Essa può essere considerata un complemento e un commentario al discorso sul metodo di Descartes. In quest'opera pascaliana, la geometria viene considerata come una logica concreta e le idee chiare e distinte di stampo cartesiano vengono ricondotte alle buone definizioni e alle buone dimostrazioni. Poc'anzi il professore Olivo citava Jean Ménard, di cui io umilmente mi vanto di essere un'allieva, conosco ad averlo conosciuto per 20 anni, abbiamo lavorato insieme, non era proprio esattamente di questa opinione, cioè di vedere nel dell'Esprit Géométrique l'opera più cartesiana di Pascal. La riflessione sui due infiniti richiama invece l'apologia delle concezioni cartesiane contro le incomprensioni di Méré. Inoltre, ciò che rende Pascal discepolo di Descartes è più di tutti la sua adesione alla metafisica della natura. Pascal, infatti, professa il meccanicismo geometrico e l'automatismo, di cui si serve, tra l'altro, per accettare integralmente la teoria cartesiana dell'anima e del corpo. Il dell'esprit géométrique, come afferma Jean-Luc Marion, cito, si iscrive apertamente nell'orizzonte cartesiano di un metodo, del vero ordine, che consiste nel cominciare qualsiasi ragionamento e qualsiasi conoscenza dai termini più evidenti, secondo le regole del discours de la méthode. Fine della citazione. D'altronde, il ricorso di Pascal all'evidenza, quale unico modo per raggiungere la verità, denota una certa adesione alla filosofia cartesiana, senza tuttavia perdere la propria originalità, la quale si delinea nel riconoscere che l'evidenza non appartiene alla sola ragione, ma anche alla volontà, al desiderio, cosa che Descartes, afferma Marion, voleva ignorare. Contro la restrizione dell'evidenza al solo campo teorico di Descartes, scrive Marion, cito, Pascal scopre, nell'opposizione non solo della volontà all'intelletto, ma soprattutto del gradimento alla prova, che la nuda volontà incontra delle evidenze proprie, quelle del desiderio, che queste evidenze, anche se non hanno alcuna portata teorica, sono ricevute dall'anima, e che esse lo sono meglio e più facilmente per gradimento, la grea, di quanto le evidenze della verità lo siano per prova. Fine della citazione.
Dunque Pascal, nel riconoscere che l'eccesso di evidenza sottrae le definizioni a quella razionalità discorsiva quale forma per eccellenza della verità, sottolinea il ruolo fondante del cuore. E va oltre Descartes quando riconosce quale forma di conoscenza vera non solo la dimostrazione dell'intelletto, ma anche il gradimento della volontà. Alla luce di tutto ciò, ben si comprende l'importanza del metodo geometrico per la filosofia di Descartes e di Pascal, un'importanza che va molto al di là dell'aspetto meramente epistemologico. Entrambi i pensatori, infatti, hanno contribuito al progresso della geometria, che nel XVII secolo si biforca in due direzioni diverse, la geometria analitica e la geometria pura. La geometria analitica è legata al nome di Descartes, che rompendo con i suoi predecessori utilizzò per la prima volta l'algebra in un problema geometrico. Essa risulta uno strumento di valore inestimabile, grazie al quale si sono rintracciate moltissime proprietà delle curve e delle superfici che la geometria pura non avrebbe potuto scoprire. Così, se il nome di Descartes sarà per sempre legato in campo matematico alla geometria analitica, il nome di Pascal, grazie ai suoi studi sulle sezioni coniche, verrà invece associato alla geometria proiettiva, che, eclissata dalla trionfante geometria analitica cartesiana, raggiungerà la sua perfezione solo nel XIX secolo. Del resto, lo stesso Descartes, che più propugnava la geometria analitica, era consapevole dell'importanza di quella geometria che si poneva in alternativa alla sua, e si può ipotizzare che questo fatto sia stato pure uno dei motivi per cui Descartes accolse con freddezza e diffidenza le tesi e i lavori del giovanissimo Pascal, autore a solo 16 anni del saggio sulle sezioni coniche, accusandolo di aver plagiato le opere di Desargues. Quando Marin Mersenne, amico sia di Descartes che di Pascal, invia a Descartes la lettera del 12 novembre del 1639, in cui gli preannuncia l'uscita del saggio sulle coniche, scritto dall'enfant prodige Blaise Pascal, Descartes risponde un mese dopo senza mostrare né meraviglia né entusiasmo. Ricevuto poi il saggio pascaliano all'inizio del 1640, Descartes scrive a Mersenne una nuova lettera datata 1 aprile 1640, in cui non solo liquida sbrigativamente il lavoro del giovanissimo Pascal, ma addirittura sembra accusarlo proprio di plagio. In ogni caso, questa prima querelle, se di querelle si può parlare, tra Descartes e Pascal, non aveva motivo di esistere, visto che Pascal non aveva mai negato di essere debitore a Desargues delle sue scoperte in geometria proiettiva. Comunque, una cosa è molto probabile: Descartes avrebbe preferito vedere il giovane prodigio adottare il metodo che gli aveva descritto nella sua geometria, invece di ispirarsi alla minoranza, possiamo dire anticartesiana, che propugnava una geometria proiettiva. D'altronde, Pascal è un geometra puro, un geometra proiettivo, diversamente da Descartes, che invece è un geometra algebrista. E purtroppo tra i due grandi emergerà una sorda e cortese rivalità, già mai ammessa apertamente, ma innegabile e per certi versi comprensibile. Ma la contesa tra Descartes e Pascal non avrà come oggetto solo la geometria, perché riguarderà anche la fisica, e in particolare il problema del vuoto, un'altra querelle, con il famoso esperimento del Puy de Dôme. Il 23 e il 24 settembre del 47 Descartes si rega a casa di Pascal. Io inviterei a riflettere sulla questione che Descartes va a casa di Pascal, che era malato. Descartes teneva tantissimo alle relazioni, alle amicizie, e le sue lettere, che grazie alla Belgiojosa e anche al professor Agostino noi abbiamo, Agostino abbiamo in italiano, devo dire che denotano veramente un'umanità di Descartes. Quindi Descartes va a trovare Pascal, che stava male, con il quale intrattiene una lunga discussione sul problema del vuoto. Probabilmente Descartes fa riferimento proprio a questo incontro quando afferma di essere stato lui a suggerire a Pascal il famoso esperimento del Puy de Dôme. Ora, a non voler mettere in dubbio la veridicità delle affermazioni cartesiane, non possiamo però trascurare le dichiarazioni di Pascal, quando si difende dalle accuse di sospetto plagio, sia affermando che l'idea della pressione atmosferica quale causa del vuoto era già stata proposta da Torricelli, sia ribadendo, nella lettera a Ribeir, di essere il solo ed unico inventore dell'esperimento del Puy de Dôme. In ogni caso, come sostiene Per Humbert, non è possibile fondare una rivendicazione di paternità o di priorità
sulla base di semplici affermazioni personali. Sappiamo infatti che Descartes nel 1638 aveva avanzato l'ipotesi che il peso dell'aria fosse la causa della sospensione del mercurio. Ma come è noto, Descartes non era il solo ad aver avuto questa intuizione. È ormai risaputo nel mondo scientifico che oltre a Pascal e a Descartes anche Mersenne ricercò nella pressione atmosferica la causa della sospensione del mercurio. Da qui la facile deduzione di verificare il fenomeno ai piedi e sulla cima di un'alta montagna. La pressione atmosferica infatti doveva risultare meno pesante in cima rispetto ai piedi della montagna. Il mercurio doveva quindi elevarsi più in pianura che non in cima. Addirittura Mersenne non solo ebbe l'intuizione del ruolo della pressione atmosferica, ma ipotizzò persino un esperimento sul Puy de Dôme. Permettetemi di ricordare anche che anche Evangelista Torricelli, come ho detto prima, l'aveva ipotizzato. La morte prematura di Torricelli non ci ha dato la possibilità a Torricelli di verificarlo. Alla luce di tutto ciò si stenta a credere che sia stato però proprio Descartes a suggerire l'esperimento del Puy de Dôme a Pascal, quel giovane che con un po' troppo di vuota in testa rappresentava in quel momento un suo non trascurabile avversario. Mi viene in mente alla Salle Rectorale della Sorbonne quell'immagine meravigliosa Descartes, Pascal e Marie Mersenne. Quando guardo penso a questa rivalità. Ben inteso, queste nostre considerazioni su Descartes non vogliono assolutamente sminuire i suoi meriti scientifici e filosofici, né smentire che egli abbia realmente pensato all'esperimento sul Puy de Dôme. Tuttavia, al fine della nostra indagine, non possiamo trascurare che il padre della geometria analitica spesso si lasciava andare a facili rivendicazioni. Si pensi solo alla disputa con Robert Wall sulla paternità riguardante l'argomento sulla cicloide, rivalità e chiarelle che ancora oggi vede contrapposti gli italiani e i francesi e su cui io con Jean Ménard non sono riuscita mai a trovare un accordo, ma anche la querelle con Galileo a proposito di un trattato di musica. La rivoluzione cosmologica e scientifica dell'età moderna aveva prodotto una concatenazione di effetti dirompenti nella relazione Dio-uomo-natura. E se l'uomo del passato aveva vantato un primato sulla natura e un rapporto privilegiato col divino, l'uomo della modernità, finita la sbornia della vittoria dell'infinitezza sulle colonne d'Ercole, si aggira frastornato fra le macerie della finitezza. E soprattutto si accorge che, per ricostruire la nuova città, bisogna ripartire dall'uomo e trovare in interiore homine il segreto del nuovo ed eterno rapporto Dio-uomo-natura. Da qui la necessità avvertita sia da Descartes sia da Pascal di ridefinire il concetto di dignitas hominis, elaborando un'educazione del pensiero non solamente al fine della pura conoscenza teorica, ma anche e soprattutto della pura conoscenza pratica, che insegna a giudicare bene, cioè ad affinare la distinzione fra valore e disvalore, fra bene e male. Bien juger, bien agir. Ecco la parola d'ordine per molti filosofi e moralisti del XVII secolo. D'altronde questo è il messaggio che troviamo esposto nella Logique de Port-Royal, di cui ci ha parlato anche Monsieur Oliveau, di Arnaud e di Nicole. Proprio in questo caso la riflessione morale percorre in maniera sotterranea ma efficace l'intera struttura dell'opera, ove si trovano fusi in una sorta di felice sintesi gli insegnamenti di Sant'Agostino, di Descartes e di Pascal. In verità, i pensatori di Port-Royal affidano alla logica il compito di educare la mente nel suo cammino verso la verità, col preciso intento di insegnare, mediante un uso corretto della ragione, le regole per una buona condotta. Evidente in questo caso è il debito di Port-Royal nei confronti di Descartes, che aveva sottolineato la necessità e l'importanza di studiare la logica, ma non quella che si apprende nelle scuole, bensì la logica che insegna a ben condurre la propria ragione per scoprire le verità ancora ignote. In altri termini, l'importanza di ben dirigere la mente al fine di una retta attività pratica
reca l'impronta di Descartes, che più volte sottolinea la necessità di impiegare tutta l'energia dell'intelletto per giudicare bene, per usare in maniera corretta la nostra mente, per averne esatta conoscenza del bene e di conseguenza regolare su di essa la nostra condotta. Tutto ciò fa eco a quanto affermato da Pascal nella sua opera dell'Esprit géométrique, ove l'autore dimostra, in particolare nella prima parte della riflessione sulla geometria in generale, l'autore dimostra che l'applicazione del metodo geometrico è una sorta di palestra per allenare la nostra ragione nel cammino verso la verità, scoprire i suoi limiti e riconoscere la superiorità del cuore, non solo in ambito etico-religioso, ma anche in ambito conoscitivo. Con l'applicazione del metodo geometrico razionale, inoltre, noi comprendiamo facilmente che tutte le cose possono essere divisibili all'infinito e tutte stanno in mezzo tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Ciò porta l'uomo a riconoscere l'esistenza di una proprietà comune a tutte le cose, la double infinité, la cui connessance ouvre l'esprit au plus merveille de la nature, abbiamo sentito poco fa dal professor Olivo. Entriamo in tal modo nel vivo della meditazione morale, poiché quanti vedranno chiaramente, dice Pascal, queste verità, potranno ammirare la grandezza e la potenza della natura in questa duplice infinità che ci circonda da ogni parte e imparare da questa considerazione meravigliosa a conoscere se stessi e a stimarsi nel giusto valore. Ora, questa capacità di stimarsi en son juste prix ricorda l'idea cartesiana della generosità e costituisce un pilastro della morale di un uomo che, riconoscendo i suoi limiti e i suoi meriti, supera i confini della soggettività e si apre all'oggettività della relazione con i suoi simili, riconoscendo l'altro con i suoi limiti e i suoi meriti. Del resto, il concetto di immedietà non significa stare al centro tra l'essere e il nulla, ma trovarsi ugualmente distanti tra due estremi di grandezza e piccolezza. Una consapevolezza che nasce nell'uomo proprio dal contatto con la natura. Infatti, dalla contemplazione del creato, l'uomo prende le mosse per giungere a regolare la propria condotta morale. Vedete quanto è attuale qui Pascal, ma anche Descartes. E abbandonare quella visione antropocentrica che nasce dalla stolta presunzione di essere il fine ultimo del creato. Questo concetto, esposto nel frammento pascaliano Disproportion de l'homme, ricorda un pilastro della morale cartesiana esposta nella lettera Elisabetta del 15 settembre del 1645. Qui Descartes sostiene che, per giudicare e conseguentemente per agire bene, l'uomo deve avere una giusta opinione delle opere di Dio e della vasta estensione dell'universo. Solo così l'uomo potrà acquisire quella consapevolezza che gli fa evitare di cadere nella presunzione antropocentrica. Cito Descartes, che sicuramente parla meglio di me. Se immaginiamo che al di là dei cieli ci siano solo spazi immaginari e che tutti questi cieli siano stati fatti per servire la terra e la terra per l'uomo, ne segue che siamo inclini a pensare che questa terra sia la nostra dimora principale e questa è la nostra vita migliore. Allora, invece di conoscere le perfezioni che sono veramente in noi, attribuiamo alle altre creature, per innalzarci al di sopra di loro, imperfezioni che non hanno. E con un'impertinente presunzione pretendiamo di essere consiglieri di Dio e di condividere con Lui il peso di governare il mondo. Ciò causa un'infinità di vane inquietudini e di turbamenti. Fine della citazione. L'esaltazione di tutta la scienza umana, che Pascal, per canto suo, esprimeva nella prefasso tra Tratado di Vide del 48 o nella lettera a Cristina di Svezia del 52, è ora ridimensionata e al contempo rivalutata nel De l'Esprit Géométrique. Infatti la scienza, e in particolare la geometria, risulterebbe inutile se ci distraesse o ci allontanasse dal nostro primario obiettivo, cioè la conoscenza di noi stessi. Ma essa, se ben usata, è una scienza buona per saggiare, poiché è il più alto esercizio della mente
che aiuta l'uomo ad innalzarsi verso realtà più alte. Da qui la rivalutazione della scienza, che non resta ingabbiata al solo campo dell'attività teorica, ma si apre senza tuttavia superarne i limiti al campo dell'attività pratica. In conclusione, possiamo affermare che l'epistemologia dei due grandi pensatori francesi conduce ad un fine comune: il riconoscimento della superiorità della ragione pratica sulla teoretica. La morale, infatti, è la scienza necessaria per la condotta della vita, quella medicina dell'anima che ci spinge verso la saggezza, ossia la virtù, la quale chiama in causa tutto l'uomo nella sua complessità, permettendoci in tal modo di rivalutare l'umano e il suo essere relazionale. Così, grazie alle indagini scientifiche e all'applicazione del metodo geometrico, l'uomo della modernità scopre i suoi limiti e i suoi meriti, aprendosi all'alterità, che lo riconosce e gli conferisce identità. Siamo dunque ben lontani da quel cliché storiografico di un soggetto moderno, autoaffermativo e strumentale, chiuso alle stanze dell'altro e pieno di sé. E siamo invece davanti ad un soggetto che si afferma originariamente solo grazie all'alterità che lo pensa. L'ego sum, per intenderci, non è un essere supremo, ma un essere che si radica in un'alterità originaria e che trova il fondamento della sua esistenza solo all'interno di uno spazio di interlocuzione. Ora, tale ribaltamento dell'interpretazione canonica del soggetto moderno a favore di un'interpretazione illocutoria ci permette di individuare, nel XVII secolo, alcuni elementi originari di un ego che prova passione per l'altro, di un ego che non è solo esprit de geometrie, ma anche esprit de finesse, di un ego res cogitans che, come sottolinea Jean-Luc Marion, diventa un ego res cogitata, un ego cioè che bisogna conoscere, amare e con cui occorre relazionarsi. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ho bisogno di bere. Meno di una mezz'ora. Eh? Grazie Marievita per questa sintesi, questo modo di grazie Igor. Trovare il suo posto ai argomenti dei nostri filosofi, perché lei ha potuto ritrovare Galileo, Bergson e tutti questi pensatori che fanno un gruppo che caratterizza questa epoca, senza il quale non si può pensare tranquillamente e con precisione la forza degli argomenti. Poi ha potuto celebrare il suo maestro Ménard, e questo era un momento commovente per noi di sentire questo nome. Se possiamo trovare una strada per interrogare la sua tesi, insomma, lei utilizza questi conflitti epistemologici per mettere a fuoco un profilo morale alla figura del Seicento. Questo è una posizione originale. Come lei legittima questo movimento tra la gloria della scienza della certitudine e poi un'esperienza che sia anche un'esperienza dell'altro, del cuore, ed una forma di umanesimo che non appare subito nei testi di questi filosofi? Grazie. Sì, io credo che Monsieur Parchard ha individuato assolutamente quello che è il mio filone, che chi mi conosce, e qui ci sono anche degli ex allievi, sa bene che io porto avanti da sempre, cioè questo tentativo di unire la scienza con l'etica. Le riflessioni scientifiche non sono fine a se stesse. Non sto qui a scoprire chissà che cosa nel tentativo di unire le cosiddette, quelle che si chiamano scienze forti, scienze dure, scienze deboli, chiamatele come volete, però credo che la riflessione scientifica sia di Descartes che di Pascal, ma già dal discours de la méthode, pensiamo alle lettere a Mersenne, lui sottolinea proprio l'importanza della morale, cioè la scienza ti deve portare, diceva Olivot, alla fine della riflessione sulla geometria in generale,
Pascal dice che la geometria mi deve aiutare a andare oltre, no? Cioè a superare i limiti, non è che si può parlare di limiti, però a fare delle riflessioni, a fare delle riflessioni chi vuole mieux che la geometria même, no? Quindi la riflessione scientifica va, apre le porte alla riflessione etica, alla riflessione morale, e io questo credo che sia un punto di unione tra Descartes e Pascal che ho ritrovato nell'aver analizzato la logica di Port-Royal, perché nella logica di Port-Royal, di Arnaud e di Nicole, c'è anche lo zampino di Pascal, secondo alcuni, in realtà vi è proprio la presenza del discours de la méthode, ma vi è anche la presenza dell'esprit géométrique, e lì proprio si individua come sia Arnaud che Nicole tendono proprio di trovare quest'unione tra Descartes e Pascal proprio in relazione a questo passaggio dalla scienza alla morale, senza ovviamente distinguendole, senza far perdere valore né all'una né all'altra, però come se le nostre riflessioni scientifiche ci debbono aprire soprattutto in relazione per esempio alla riflessione sull'infinito, perché dell'esprit géométrique, la disproporzione dell'uomo, cioè questa riflessione che Pascal fa sull'infinito, alla fine ci eleva al di là di quello che è l'aspetto meramente scientifico. Pascal è un'autorità in campo delle scienze, soprattutto in campo delle scienze fisica, però ci dice sempre, ci avverte sempre che al di là della scienza bisogna riuscire ad avere proprio quella prospettiva della geometria proiettiva, no? Un po' diversa, che ci fa guardare un diverso punto di vista e quindi ci apre all'etica. Questa è una tesi che io amo tantissimo, Jean Ménard, che Bruno ha citato, ci parlava per esempio di umanesimo cristiano, no? Sì, sì, la sua tesi fondamentale è proprio quella, appunto, diciamo, di un umanesimo cristiano, dove potrebbe sembrare un ossimoro, ma in realtà non lo è. Cioè è questo umanesimo proprio che si apre al cristianesimo, soprattutto nella consapevolezza dell'uomo, con i suoi limiti e i suoi pregi, che è quello che ci apre all'altro. A questo proposito posso prendere un po' di tempo per fare circolare la nostra produzione comune su questi argomenti, mentre le questioni sulle tesi che sono state difese possono essere formulate e anche in italiano. Surtout en italien. Eh sì, perché io non ci sento, sì. Cioè, poi non ci vedo, non ci sento. Beh, intanto grazie per l'intervento, e anche secondo me, per quello che vale, insomma, il discorso scientifico, quantomeno nel 600, è sempre unito alla riflessione morale, e etica e politica peraltro anche, e volevo chiedere una precisazione su due questioni. Allora, la prima era sulla questione della rivelazione in Descartes, cioè è molto difficile valutare i passaggi in cui Descartes si esprime sulla rivelazione, nel senso che ci sono i passaggi dove lui afferma una separatezza radicale, no, fra ragione e rivelazione, e a partire da questa separazione risulta difficile comprendere come lui interpreta la rivelazione, nel senso che ci sono passaggi in cui sembra dire una volta dopo la morte avremo una concezione completa, di questo adesso la fede è oscura. Poi ci sono i passaggi, ad esempio, dell'epistola ai dottori della Sorbona, dove c'è quel passaggio interessantissimo sul circolo fra fede e grazia, per cui noi possiamo avere la fede soltanto se leggiamo la scrittura, ma possiamo interpretare la scrittura in un certo modo soltanto se abbiamo fede. Quindi la domanda è: ma c'è davvero uno spazio per la rivelazione in Cartesio, oppure sta adottando delle tecniche in realtà per escludere la rivelazione, che però chiaramente deve mantenere per una questione di reticenza, di facciata, insomma questa è una questione. E come si collega eventualmente questo, cioè la separazione fra rivelazione, fede e razionalità dall'altro, a un'eventuale ricezione da parte di Cartesio delle lettere galileiane, per rilacciarsi a una figura che lei citava all'inizio della sua relazione. E poi, visto che sono passaggi su cui, insomma, nel corso un po' della mia ricerca di dottorato mi sono un po' interrogato, e secondo lei come si concilia il passaggio della lettera a Elisabetta che ha citato sulle passioni tristi che ci ingenera il crederci consiglieri di Dio, con il passaggio del discorso sul metodo in cui la scienza, anzi la philosophie pratique, ci dovrebbe rendere signore e padrone della natura? Grazie. Allora, intanto la ringrazio per le sue questioni. Io non sono una cartesiana, però proverò a rispondere. Qua ci sono persone molto più
adatte di me. Diciamo che conosco un po' allora Descartes. Per quanto riguarda la questione della rivelazione, quindi di questa distinzione, allora lei parla di opposizione, io parlo di distinzione tra fede e ragione. E credo, ma qui ripeto, qualcuno più esperto di me può convenire, che in Descartes ci sta, crede nella rivelazione. E io questa questione l'ho individuata in particolare nel colloquio con Biermann. Non so se lei lo conosce, l'entretien avec Biermann, no? Lì in realtà si denota, e soprattutto nelle lettere, nelle varie lettere, leggendo tutte le lettere, che sono veramente un patrimonio enorme, quindi non penso che in Descartes ci sia opposizione tra fede e ragione, bensì distinzione. Per quanto riguarda il discorso che lei metteva in evidenza tra la lettera Elisabetta e il discorso sul metodo, allora io parto innanzitutto da una consapevolezza, che mentre il discorso sul metodo è un testo pubblicato, no? E quindi noto, le lettere sono una corrispondenza privata, che poi qualcuno li pubblica, voglio dire, però in realtà sono una corrispondenza privata, quindi credo che si attesti di più il pensiero cartesiano nelle lettere di Elisabetta. Io non ci vedo però contrapposizione nell'uomo che è padrone sì della natura, ma dell'uomo padrone della natura che non deve prendere il posto di Dio. Io sa cosa vedo in questa sua concezione? La presenza di Montaigne. Non si parla molto di questa corrispondenza, influenza di Montaigne su Descartes, però leggendo Descartes, e dico tutte le opere di Descartes, in particolare la corrispondenza che trovo veramente meravigliosa, noto proprio come in verità, io non vorrei utilizzare questo termine che in realtà ho utilizzato, perché non è un termine che si addice a Descartes, ma una sorta di antropocentrismo, io lo vedo in Descartes. Cioè in questa lettera dove lui ci dice che non dobbiamo noi sostituirci a Dio, perché Dio è lì, e noi siamo esseri umani con i nostri limiti, chiaramente noi dominiamo la natura, ma da dominus, cioè da signore che non può prevaricare la natura, perché una cosa è dominarla, una cosa è prevaricare, cioè, e quindi credo che in Descartes non ci sia contrapposizione, comunque non noto io questa contrapposizione tra le lettere che ho citato, che metterei proprio a manifesto del pensiero cartesiano, perché è uno dei passi più belli che io conosca di Descartes. Grazie. Posso dire una cosa? Certo. Innanzitutto, a margine, recuperiamo il libro del professor Oliveau, con il quale ci complimentiamo per una bella relazione, che naturalmente forse è preoccupato di che fine abbia fatto il libro, ma diciamo, i libri circolano, però mettiamo fine alla circolazione, così mettiamo fine all'ansia del professore Oliveau. Complimenti per la bella relazione, così complimenti alla professoressa Romeo. No, dicevo a margine, perché questa questione così posta di relazione tra il momento teoretico, diciamo, il momento prima antidogmatico sul piano del metodo, poi teoretico e poi la connessione con l'etica, in fondo la questione moderna e anche contemporanea del rapporto tra teoria e prassi, no? Avvertendo tutte le indicazioni che lei ci fornivi, ci diamo del tu naturalmente, mi viene da pensare che la questione comune ai due ambiti, il momento dell'epistemologia e il momento della prassi, sia in fondo una questione che li vede accomunati e che però li distingue, diciamo, è che la questione dell'esistenza, il problema dell'esistenza. Perché il problema dell'esistenza invade entrambe le sfere ed è un problema di prima grandezza nella svolta dall'antico al moderno. Cioè in fondo un passaggio da una dimensione fortemente cosmologica, cioè una dimensione segnata dal primato di una cosmologia, di una natura che si affida alla cosmologia, una natura che invece si avverte esistente e che rompe con il vecchio cosmo. Al di là delle resistenze e dei momenti di continuità, penso per esempio
alla persistenza di una natura ancora pensata come persona e che ha grande, diciamo, fortuna nel Medioevo. La posizione di San Tommaso è ancora una posizione che si muove sì in un certo ambito, ma ha anche una consistenza di discorso moderno, quindi c'è una ripresa anche di un certo tomismo, diciamo, certamente all'altezza dei tempi moderni. Ma al di là di persistenze che non sono neutrali, certo il salto forte da una dimensione, da una concezione cosmologica essenzialistica del reale a una dimensione, diciamo, che è fortemente acosmologica e che naturalmente, come diceva un nostro maestro interprete finissimo, una concezione umanologica, cioè il logos, il problema del logos sta dentro di noi. Allora, questo affare dell'esistenza spiega forse uno dei tratti di consistenza e di tratti anche di analogia, ma anche dei tratti di forte differenziazione, perché l'esistenza che si fa problema sia in Cartesio e sia in Pascal, e dico una cosa ovvia, diciamo, e anche banale, è un'esistenza che deve andare a mettere in gioco, a rimettere in gioco una certa metafisica in Cartesio, ed è un'esistenza che ancora fa problema in Pascal, laddove la questione dell'esistere si propone e si ripropone in maniera inquietante dentro il soggetto. Cioè c'è un rapporto tra la soggettività moderna e dentro la soggettività, tra una ita e un qualcosa che non è soltanto ita, cioè un essere e un desse. Questo gioco, diciamo, tra l'esse e il desse, in Pascal assume una connotazione, credo, molto inquieta. Quindi questo è il terribile, questo è il... E naturalmente ha la forza, diciamo, di viverlo fino in fondo. Ma anche una serie di concetti che venivano fuori dalla tua relazione, che sono ovviamente di capitale importanza, pensiamo alla questione del finito e infinito, questi si spiegano attraverso questo tema dell'esistere, che dell'uscire dal nulla e restare in relazione con il nulla. Allora è difficile conciliare il mondo anche della geometria, il mondo delle forme, con questo problema complicatissimo: che relazione c'è tra soggetto e questa radice che lo nientifica? E in Pascal questo fa problema proprio sul piano dell'esistenza, quindi mette in crisi, diciamo, le certezze, mette in crisi sì il passaggio dalle concezioni tradizionali, benissimo, l'ha fatto Cartesio, diciamo, sicuramente ha messo in discussione, ha messo tra parentesi le conoscenze tradizionali, l'ha fatto anche Pascal. Ma al di là del percorso dell'esperienza metodica, io credo che questa connessione tra teoria e prassi sia l'apertura che dà e che pone un interrogativo sull'esistere, cioè sulla questione del nulla, e che è una questione terribile, diciamo, per entrambi i pensatori, probabilmente più amministrata, diciamo, sul piano della certezza in Cartesio, ma non esente da problemi. Uno di questi è la volontà, come conciliare mens corpo, chiaramente, no? E in Pascal come questa problematica conciliazione stia dentro e non fuori il mondo, cioè il problema dell'esistenza si pone in maniera inquieta dentro la soggettività e non fuori. Questa, e ti ringrazio per aver sollevato il discorso sull'esistenza. Sì, no, ma poi ti risponderei che comunque, per quanto appunto possa esserci proprio questa tensione, però è una tensione che viene superata poi alla fine facendo il grande salto, no? E mi viene in mente la Prière pour demander à Dieu les bons usages de la maladie, dove alla fine
veramente, cioè tu entri in relazione a questa esistenza che si scontra con una nullità che però trova un suo essere, un suo modo di essere proprio nella la capacità dell'uomo di accettarsi per quello che si è, perché poi alla fine questo ci dice Pascal, cioè la tragicità viene superata nel momento in cui tu sai di essere non misero e grande, ma un insieme di misere e di grandezza. E lì, ma è difficile, è impossibile, perché non troverai mai nessun uomo che metta a nudo i suoi limiti, quindi è una continua tensione che ovviamente appunto diciamo chiama in causa l'esistenza, quindi perfettamente d'accordo. Plutôt qu'une question, une remarque, deux remarques, si j'en ai le temps, qui vont dans votre sens. La première, évidemment plutôt à destination des étudiants, ce qui est frappant dans, donc une remarque sur la science, une remarque sur la morale et le rapport avec la science. Ce qui frappe dans la correspondance, dans ce que l'on appelait la querelle du vide, du moins pour autant qu'elle concerne Pascal et Descartes, c'est leur convergence absolue. Alors, il y a incontestablement une querelle sur la paternité de l'expérience elle-même. Mais comment dire, qui d'une part ne cache rien d'autre qu'une querelle, d'autant plus explicable qu'il est fort probable qu'il y ait eu de l'émulation entre les deux dans la discussion dont ils en ont parlé, et que l'un et l'autre puissent en toute bonne foi revendiquer la paternité de cette expérience. Alors j'en veux pour preuve, si je puis dire, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la biographie, parce qu'on ne saura jamais par définition, mais de ce que l'on sait sur Pascal expérimentateur. Il y a un très grand livre, tout petit, mais un grand livre, jusqu'à ce qu'il soit dépassé, de Pierre Imbert, vous y avez fait référence, je crois que c'est Pascal Savant, où on voit que Pascal est un expérimentateur. Donc un expérimentateur, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir des expériences, la mise en œuvre d'expériences. Alors en particulier, Pierre Imbert raconte dans le détail la manière dont Pascal essaye, avant de revenir à l'expérience du puits de Dôme, en remplaçant donc le mercure par de l'eau, des expériences avec de l'eau où il s'agit de construire de grands tubes. Il faut trouver des verriers pour faire des tubes de 2 mètres qui se brisent quand on les lève, enfin bon, tout un dispositif, et où par conséquent il faut faire preuve d'une imagination scientifique, pour le coup d'expérimentateur, de premier niveau. Or, ce qui est absolument patent, et Pascal en donne, si je puis dire, des éclaircissements dans sa correspondance avec le Père Noël. Pascal est quelqu'un qui a eu, vous n'avez jamais eu une correspondance avec des réponses du Père Noël, Pascal en a eu, c'est un jésuite, hein, le Père Noël, dans lequel il donne un cours d'épistémologie. Et ce cours d'épistémologie, il est cartésien du début à la fin. Et ce qui est frappant, l'expression ne se trouve pas dans la correspondance avec le Père Noël, c'est que la fameuse raison des effets dont les pascaliens font des gorges chaudes, c'est une expression que l'on trouve dans les principes de la philosophie de Descartes. Et que désigne-t-elle l'expression de la raison des effets, avant de chercher les subtilités de l'usage qu'en fait Pascal lui-même dans les pensées? Ça désigne tout simplement le point de départ sur lequel donc nos deux philosophes, si Pascal en est un, sont absolument d'accord qu'il y a une puissance heuristique de la rationalité qui excède dans l'invention des possibles ce que le monde a à restituer comme mode effectif de ces hypothèses. Et que par conséquent, il y a dans l'acte scientifique une dénivellation entre ce que Pascal Descartes appelle dans une lettre à Sillon, je crois, c'est à Sillon, je ne me souviens plus, à Sillon peut-être, les deux moments d'une démonstration où les causes, alors que j'essaie de me souvenir de l'expression exacte, les causes prouvent, c'est à Morin de 39, les causes démontrent les effets et les effets prouvent les causes. Le propre d'un raisonnement causal, c'est que vous pouvez en imaginer plusieurs pour rendre raison d'un effet constaté. Là, en l'occurrence, le problème des fontaniers de Florence. Et vous avez l'hypothèse, deux hypothèses différentes, la matière subtile ou l'hypothèse du vide. Le moment expérimental, c'est le moment où, une fois que vous avez fait l'hypothèse de la relation causale, d'une explication à son effet, qui est donc en excès, si je puis dire, il y a au moins deux hypothèses, deux explications causales. Donc vous démontrez des effets par des causes. Ce qu'on requiert d'une cause, c'est qu'elle explique la possibilité de l'effet, de la production de l'effet. Mais il y a un second moment qui est le moment de l'expérimentation, et Pascal excède,
que l'on sache, Descartes en a fait dans d'autres disciplines, en particulier en physiologie, en faisant des anatomies d'animaux ou ce genre de choses. Apparemment, il le faisait assez bien pour observer. Hein. Tout le monde estime que dans le traité de l'homme, il voit des choses qui prouvent qu'il est un très bon anatomiste. Il sait bien découper les organes, bien les voir, etc. Bien. Pascal, donc, lui, comprend bien que pour départager l'hypothèse du vide ou bien l'hypothèse de la matière subtile qui vient se substituer au vide dans la colonne d'air, il faut que l'effet prouve la cause. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vertueux de la cause qui rend raison de l'effet, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs candidats possibles à être l'explicatif d'un effet, le vide, enfin la descente, pardonnez-moi, le vide, pas le vide, la descente apparente d'un vide qui se crée dans une colonne. Est-ce que c'est du vide? Est-ce qu'il y a une matière invisible, mais pourtant présente? Et c'est, si je puis dire, l'effet lui-même qui départage les candidats. Et là-dessus, ils sont entièrement d'accord. Quand Descartes apprend que l'expérience du Puy-de-Dôme a eu lieu et que Mersenne ne l'a pas tenu au courant des résultats, c'est rare, mais on sent un mécontentement de la part de Descartes, qui sait tout ce qu'il doit à Mersenne, où il lui reproche de ne pas l'avoir averti de ces résultats qui ont tout à prouver sa propre, toute sa théorie. Donc ce sont des personnes qui sont absolument d'accord sur les procédures expérimentales. Et pour Pascal, sur la base d'une épistémologie scientifique qui est celle de Descartes. Ce qui n'empêche pas, dans l'art de persuader, de dire que, évidemment, et dans des propos rapportés, que la physique de Descartes est un roman. Mais il n'empêche que le point de départ expérimental que Descartes met en place, mais ce n'est pas le seul, hein, évidemment, Galilée et d'autres, Torricelli lui-même, le mettent. Donc il y a un accord de principe. Deuxièmement, sur la morale, ce qui vous donne d'autant plus raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'art de la philosophie, la morale est une science. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement que la morale vienne compléter du dehors la science, sur les exemples que vous avez cités, hein, à la fois l'art de persuader et puis les propos à peu près semblables, enfin, ou connexes de Disproportion de l'homme, la FUMA 199, mais le fait que dans l'art de la philosophie, le cinquième et ultime degré de la sagesse est la morale. Et par conséquent, il y a une unité, si je puis dire, non pas un prolongement par excès qui sort au dehors d'eux, mais un accomplissement entier d'un savoir qui prétend ordonner, y compris la vie pratique des hommes. Et bon, ça, on comprend bien que si on prend une topique scolaire, aussi bien dans la dernière scolastique que dans la première, bah, il est clair que si on se réfère à ce qui est sa matrice, c'est-à-dire l'éthique à Nicomaque, eh bien, la morale, l'éthique n'est pas une science. Elle a un rapport au vrai, chez Aristote, bien sûr, et là, rapport au vrai, le phronimos, c'est celui qui, dans l'occasion, sait la décision qu'il faut prendre, la vraie décision, mais ce n'est pas une science. Chez Descartes, ça devient une science, la morale. Ça a la prétention de le devenir, disons, en tout cas. Donc, je veux dire, ça renforce d'autant plus que ce que vous avez dit. Vincent, veux-tu conclure cette seconde intervention par quelques mots. Étant d'accord avec les intervenants qui allaient l'attaquer, sauf que c'est que ça nous joue beaucoup de voir citer la rencontre du 7 ans, 47 et 23, 24 septembre, 1647. Il parle de 1647, il a l'air de citer. C'était de la prédévision. Je voulais juste dire que je n'avais rien à dire. Simplement que j'étais très heureux de voir citer dans les termes que vous l'avez fait, que vous avez employé, la rencontre du 23 et 24 septembre 1647 entre Descartes et Pascal, qui confirme ce que vous avez dit, ce que Gilles Olivou a dit, c'est-à-dire une très grande disponibilité de Descartes. Jacqueline ne dit pas exactement de quoi ils se sont parlé, mais c'est après les expériences sur le vide de Rouen, c'est avant celle du Puy-de-Dôme, évidemment qu'ils ont parlé du vide, et donc en toute amitié en réalité. Donc c'est vraiment un très très beau moment que cette rencontre. Non ho citato la lettera che Jacqueline scrive a Gilbert, no? Dove Jacqueline racconta questo incontro tra Descartes e Pascal. Descartes va due volte a trovare Pascal.
trois même, mais le dimanche soir il n'est pas là, Pascal est à la messe, et donc il revient le lundi et le mardi exactement. Perché c'era Robert Wall, il diavolo Robert Wall che non era assolutamente favorevole a questo incontro tra Pascal e Descartes, è quello che si nota al di là della disputa su Diderot, questa amicizia. Absolument, absolument. Merci, merci pour ça. Merci à vous. Non c'è niente. Ah sì, sì. Ma normalmente dovremmo prendere una pausa, però rimane soltanto come volete una lezione e credo che sia meglio presentare tutto in un gruppo, no? E poi liberare tutti. A meno che tu vai. Ah, tu aimerais une pause. D'accord, allora, bien sûr. Allora, cambiamo il programma, prendiamo una pausa. Ci sono. Abbiamo ritrovato tutti, credo, possiamo riprendere il discorso e presentare la figura per me nuova, che sono felice di incontrare perché c'è la memoria della normale e così Pisa rimane un legame almeno ideale tra noi. Non conosco naturalmente il suo lavoro, credo che lei studia la matematica in Cartesio e che a questo punto di vista propone una lettura un po' tecnica dei problemi di metodologia. A lei. Grazie mille, grazie per la presentazione al professor Pinchard, grazie ovviamente all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ci sta ospitando qui a Palazzo Serra di Cassano e grazie ovviamente anche al professor Bocchetti. Che si è sobbarcato un po' l'onere e anche l'onore, insomma, spero, dell'organizzazione di queste tre giornate. Il mio intervento di oggi si intitola La controriforma sintetica, Descartes, Pascal e il primato della dimostrazione. Io volevo un po' iniziare dando conto del titolo della relazione che vi propongo. Nella misura in cui la categoria di controriforma non è infatti tipica della storiografia matematica, che è quello un po' di cui ci occupiamo oggi, insomma, mi occupo io, cioè la storia della matematica fra 5 e 600, quanto invece della storia ecclesiastica, politica e sociale fra il XVI e il XVII secolo. Come potete immaginare, la categoria di controriforma dipende concettualmente a sua volta dall'idea di una riforma della matematica, a cui una controriforma dovrebbe andare a opporsi. È un modello storiografico che corre il rischio di un certo schematismo binario, in cui a un evento o a un processo ne segue un altro che gli si relaziona per reazione o per contrasto positivo. Le cose, come vedremo, non stanno esattamente così. Tuttavia, pur nella sua incompletezza e insufficienza, esso può aiutarci a relativizzare quello che è ancora oggi il presupposto principale della storiografia matematica, ovvero quello di una sostanziale continuità epistemologica dettata dall'uniformità di un oggetto, la quantità, e dal progressivo miglioramento della nostra capacità di averci a che fare tramite tecniche di calcolo sempre più elaborate. Nell'assumere un simile punto di vista, la storiografia matematica contemporanea denuncia la sua origine nella peculiare concettualità storica nata con l'età moderna. L'idea di fondo è quella di una scoperta iniziale e imperfetta che solo il lavoro successivo porta a compimento. Un'idea che affonda le sue radici nella peculiare concezione della progressività storica del sapere che troviamo espressa con eccezionale chiarezza proprio da Pascal nella Préface pour les traités du vide. E cito Pascal. Per una prerogativa particolare, non solo ogni uomo avanza giorno dopo giorno nelle scienze, ma tutti gli uomini insieme vi fanno un progresso continuo, seguendo l'invecchiamento dell'universo, perché la stessa cosa si realizza nella successione degli uomini che nell'età differenti di un singolo individuo. Ciò avviene in modo tale che tutta la serie degli uomini nel corso di tanti secoli deve essere considerata come un unico uomo che esiste sempre e che apprende continuamente. Fine della citazione. La storia di quello che, poche righe più oltre, Pascal definisce l'homme universel, è la storia di come un'unica umanità abbia prodotto i suoi successi epistemici nel corso del tempo, escludendo dal suo percorso l'idea della frattura e del cambio radicale. Non ci sono mutamenti di direzione, ci sono solo battute d'arresto sul medesimo binario. Tuttavia, come scriveva Nietzsche in Via Philologen, noi siamo una moltiplicazione di molti passati. E il modello progressivo e lineare di derivazione prima moderna, per quanto potente ed efficace, ha mostrato da tempo i suoi limiti teorici e storici. Si tratta allora di cominciare a incrinarlo, rendendo al contempo conto del perché la matematica della prima età moderna ha prodotto un simile rapporto con il passato.
L'idea di guardare alla matematica del XVII secolo, grazie alle categorie di riforma e di controriforma, ha quindi il senso di rendere immediatamente plastica una rappresentazione conflittuale fra opzioni epistemologiche radicalmente diverse, ma che condividono la comune opposizione a ciò che le aveva precedute e che il movimento riformatore ha inevitabilmente portato a considerare insufficiente. Il concetto di controriforma ci consente così di presupporre la presenza di un duplice livello di conflittualità, il primo in quanto rottura con l'ordine precedente, il secondo fra le diverse possibilità emerse da questa rottura. Diventa a questo punto centrale giustificare il concetto di riforma. Esso non va inteso nel modo in cui viene applicato in ambito politico, almeno nel Novecento, in opposizione a quello di rivoluzione, cioè come modo attraverso cui governare un processo evolutivo senza rotture. Esso è qui inteso proprio a partire da un'analogia con la storia ecclesiastica del XVI secolo e con la cosiddetta riforma luterana o protestante più in generale. In questo caso il concetto di riforma implica l'idea della perdita di una forma, per l'appunto, originaria, di un significato primigenio andato perduto e che si tratta di riguadagnare. È esattamente il movimento storico-concettuale incluso nell'idea di restitutio o renovatio presente in molti matematici della fine del XVI secolo. Un esempio particolarmente importante è François Viet, che dando avvio alla sua Isagoge in Artem Analytichen del 1591 presenta la sua nuova tecnica come un tentativo di far tornare la matematica al suo antico splendore. E vi cito Viet: «L'arte che presento è nuova, anche se in realtà è molto antica, ma rovinata e contaminata dai barbari, a tal punto che è ritenuto necessario introdurne una forma completamente nuova, escogitando e pubblicando una lingua assolutamente inedita per farla finita con tutte queste false categorie, per paura che rimanesse il loro lerciume e continuassero a puzzare come prima». Contrariamente a una tradizione tardo-medievale che aveva spesso riconosciuto favorevolmente il contributo degli arabi, che sono i barbari di cui Viet sta parlando, Viet rivendica la necessità di recuperare il nocciolo più antico della matematica, liberandola da una tradizione barbarica, per l'appunto quella arabo-islamica, che l'avrebbe corrotta. Una nota di disprezzo che risuona ancora nelle regole per la direzione dell'ingegno di Descartes, nel momento in cui ci viene detto che la nuova matematica è chiamata algebra con nome barbaro. Ciò nonostante, dal punto di vista cartesiano, è evidente la stretta connessione esistente fra l'algebra e una particolare tipologia di prassi cognitiva, proprio della matematica antica, di nome analisi. E vi cito la quarta regola. Vediamo bene, infatti, che gli antichi geometri si sono serviti di una certa analisi, che si estendevano alla risoluzione di tutti i problemi, sebbene l'abbiano celata ai posteri. Ed è ormai fiorente un certo genere di aritmetica che chiamano algebra, che permette di fare con i numeri ciò che gli antichi facevano con le figure. Per quanto Descartes abbia sempre negato di aver studiato Viet in giovane età, venendo una conoscenza solo molto più tardi e dopo la pubblicazione della geometria, la somiglianza fra i due modelli è impressionante. A noi però il rapporto di derivazione non importa, ciò che ci interessa è quanto sia diffuso un certo modello di interpretazione del rapporto con la matematica antica. L'identificazione dell'algebra, o usando il lessico di Viet dell'arte analitica, con il metodo matematico degli antichi non è né una cosa ovvia né storicamente fondata. Anzi, si tratta di uno dei tanti casi di reinvenzione dell'antichità di una tradizione recente. Tale reinvenzione rappresenta un momento capitale nella storia della matematica, nella misura in cui vengono surrettiziamente unificate due linee epistemologiche radicalmente differenti. Da un lato, quella prettamente calcolistica, di derivazione araba, fiorita in Europa con la tradizione dell'aritmetica dell'abaco, a partire da Leonardo da Pisa e da Luca Pacioli. Parliamo quindi di una matematica assimilata a una produzione tecnica o artigianale, integrata nel sistema sociale di produzione, perché è utile a risolvere controversie in ambito economico e giuridico. Dall'altro, la matematica greca è intesa come scienza della quantità continua e discreta, ormai del tutto emancipata dall'originario contesto pratico da cui era nata, e che era stata riscoperta in Occidente latino grazie al grande flusso di manoscritti avvenuto fra il XV e il XVI secolo. L'incontro fra questi due diversi modelli di matematica dà avvio a un lento e travagliato processo di adattamento reciproco fra la terminologia e le categorie epistemiche della matematica greca e un contesto operativo ormai irremediabilmente mutato, quello per l'appunto dell'aritmetica dell'abaco o dell'algebra. Ciò avviene, da un lato, attraverso la reinterpretazione dei contenuti specifici della matematica greca e dall'altro, tramite l'assunzione delle sue modalità di classificazione e organizzazione di oggetti e procedimenti. L'impatto è fragoroso. Un caso particolarmente eclatante è quello di Raffaele Bombelli, che riscriverà interamente la sua algebra dopo aver letto l'aritmetica di Teofanto, cercando di fornire al calcolo algebrico quello statuto di sapere prettamente scientifico di cui ritrovava le basi nel testo di Ofanteo.
Un altro è la reinterpretazione delle categorie all'interno delle quali Proclo aveva distinto il procedimento deduttivo euclideo a illustrazione di passaggi di calcolo della nuova tecnica simbolica esposta nell'Arithmétique di Simon Stevin nel 1585. Come abbiamo visto, in Viète e nelle regole di Descartes, il filo rosso che tiene insieme questa narrazione, quindi il recupero degli antichi, è l'idea che l'algebra dei moderni sia una nuova, migliorata, perché è più efficace e generale, versione dell'analisi degli antichi. È quindi proprio sulla categoria di analisi che la nuova matematica fonda la propria legittimità e superiorità, nella misura in cui il nuovo metodo analitico consente, nelle parole di Viète, di nullum non problema solvere, cioè di risolvere ogni problema, che è il famoso finale dell'isagogio di Viète, dove il sotteso è che la nuova arte analitica è in grado di scoprire la verità anche là dove i matematici antichi non vi erano riusciti. Proprio per questo, nella geometria di Descartes, risulta centrale l'utilizzo del problema di Pappo, come esempio della potenza della nuova analisi, ormai liberata dai molteplici numeri e dalle inestricabili figure. Si tratta, da una parte, di porsi in linea di continuità, quindi di riallacciarsi all'antico, e dall'altra di dimostrare la propria superiorità tecnica ed epistemica. A fronte dell'enorme importanza acquisita dal concetto di analisi, può quindi risultare sorprendente leggere nello scritto di cui oggi abbiamo tanto parlato e di cui vi parlerò anch'io, cioè dell'esprit de geometrie di Pascal dire, cito Pascal: la geometria, che eccelle in questi tre generi, che sono i vari rapporti con la verità, di cui il professor Olivo prima ci parlava, la geometria ha sviluppato l'arte di trovare le verità sconosciute, ed è ciò che essa chiama analisi, e di cui sarà inutile discorrere dopo le molte eccellenti opere che vi sono state dedicate. Quello di dimostrare le verità già trovate, di chiarificarle in un modo tale che la loro prova sia incontrovertibile, è il solo che voglio offrire, e non devo far altro che spiegare il metodo che la geometria vi osserva. Essa lo insegna infatti perfettamente. Fine citazione. Pascal distingue in maniera netta all'interno del procedimento matematico il momento in cui la verità viene trovata da quello in cui essa viene dimostrata. Una distinzione questa, che per quanto venga fatta con deferenza nei confronti del procedimento analitico, lo detronizza in realtà da motore principale dell'immagine geometrica. Al di là delle controversie sulla datazione di questo scritto, ciò significa che all'incirca un ventennio dopo la pubblicazione della geometria cartesiana, si davano già i presupposti perché il suo intero impianto metodologico fosse rivisto. E la domanda allora diventa: perché ciò è avvenuto? E soprattutto, che secondo me è ancora più importante, quali sono le conseguenze di una simile revisione? Potrebbe sembrare sorprendente da principio, ma la geometria pubblicata da Descartes nel 1637 rappresenta uno dei maggiori esempi di geometria non euclidea della storia moderna. Ovviamente la caratterizzazione di non euclideo non va intesa nel modo in cui siamo abituati a comprenderla a partire dalla matematica dell'Ottocento. In quest'ultimo caso il non euclidismo della geometria va infatti inteso come il suo relazionarsi con molteplicità superiori a quelle triestese, meno nella versione di Riemann, all'interno delle quali alcune delle proprietà fondamentali degli oggetti considerati euclidei non valgono oppure assumono connotati differenti. L'idea centrale di questa fondamentale innovazione era quella di emancipare la geometria da concetti ritenuti di derivazione ottico-percettiva, tra cui anche, secondo l'Ottocento, lo spazio tridimensionale. Peccato che il concetto di spazio tridimensionale abbia poco a che fare con la dimensione del nostro spazio vissuto e che, dal punto di vista storico, esso sia del tutto estraneo al corpus di opere che comunemente attribuiamo a Euclide. Anzi, esso diventa canonico come oggetto specifico dell'indagine geometrica solo dopo la geometria cartesiana, tanto che Pascal può dire che le partizioni della geometria generale, cioè meccanica, aritmetica e geometria speciale, si differenziano perché la prima studia il movimento, la seconda il numero e la terza lo spazio. Lo spazio, come intende Pascal, ha ben poco a che fare con la nozione di quantità continua utilizzata da Aristotele e dai suoi successori per individuare ciò a cui il sapere geometrico si rivolgeva. Per la concettualità antica non si trattava infatti di tematizzare un'entità illimitatamente estesa nelle tre dimensioni e infinitamente divisibile, quanto di determinare la caratteristica discriminante fra l'aritmos, il numero, e lo schema, la figura o configurazione, che è in realtà il vero prostigio, il vero oggetto a cui si riferisce il sapere della geometria. La geometria antica e quella euclidea in particolare presuppongono quindi un modello di interpretazione degli oggetti che ha ben poco a che fare con quanto si intende nel dibattito ottocentesco e contemporaneo con il concetto di euclideo. E perché allora chiamare la geometria cartesiana non euclidea? Perché significa cominciare a intenderla come riforma radicale del sapere geometrico, o meglio della prassi operativa della geometria. Senza pretendere di essere esaurienti, devo però un po' indicarvi quali sono le linee di base di questa riforma cartesiana.
Essa si fonda sull'identificazione del problema come oggetto privilegiato dell'attività geometrica. A partire proprio dagli elementi di Euclide, per la matematica antica era diventata canonica la distinzione fra due diverse tipologie di enunciati. La prima chiede di sancire l'appartenenza di una specifica proprietà a una particolare configurazione geometrica o numero, oppure a un gruppo di configurazioni o numeri. Il primo enunciato di questo tipo negli elementi è: qualora noi sappiamo che in un triangolo, se due triangoli hanno due lati e l'angolo compreso uguale, allora i due triangoli saranno uguali. E questo è il primo enunciato di questo tipo negli elementi. L'altra tipologia di enunciato invece assegna un compito da svolgere, come ad esempio è sempre il primo caso di questo enunciato negli elementi, costruire su una retta data un triangolo equilatero. A distinguere vi sono alcuni accorgimenti letterari, di cui il più evidente è la formula posta in conclusione. Nel caso della prima tipologia di enunciati, la formula di chiusura è oper edei dexai, cioè come bisognava mostrare. Nel caso della seconda, oper edei poiesai, come bisognava fare. Nel primo caso si tratta quindi di portare alla luce qualcosa, nel secondo di svolgere una molteplicità possibile di attività, come trovare, disegnare, costruire, individuare, eccetera. Nella matematica del periodo imperiale, queste due tipologie di enunciati vengono indicate come teorema e problema, che all'inizio del terzo libro delle Collectiones di Pappo, un testo che come immaginerete è centrale per la geometria cartesiana, vengono individuate come le due principali attività del geometra, e vi cito l'incipit del terzo libro delle Collectiones. Coloro che desiderano giudicare con perizia le questioni geometriche, dice Pappo, sono soliti chiamare problemi quelli in cui si dice che qualcosa è fatto o costruito, teoremi invece quelli in cui certe cose sono poste in modo tale da vedere ciò che ne consegue e ne deriva direttamente. Se ora noi mettiamo a confronto queste righe con l'incipit della geometria, vediamo che la musica è completamente diversa. E cito Descartes: tutti i problemi di geometria si possono facilmente ridurre a termini tali che poi, per costruirli, vi sia bisogno soltanto di conoscere la lunghezza di alcune linee rette. Quindi abbiamo un testo che si chiama La geometria, che pretende di esaurire il campo geometrico, che inizia senza fare alcun riferimento al teorema, facendo quindi del problema la sua unica e specifica attività. Ciò significa che l'opera di derivazione, di deduzione, di conseguenza o proprietà da premesse date non è al centro degli interessi della matematica cartesiana, mentre lo è l'edificazione di una tecnologia simbolica che consenta non di affrontare un singolo problema per volta, ma di risolvere tutti i problemi nel campo geometrico. In tal modo, la geometria si trasforma in una ars bene inveniendi, usando il lessico di Viet. È una svolta di estrema importanza e che dà conto del fatto che il testo cartesiano non segua minimamente la scansione euclidea in teoremi e problemi con la canonica distinzione interna dei passaggi. Al mutamento dell'attività in gioco segue di conseguenza un mutamento delle strutture dell'oggetto a cui questa si rivolge. La geometria di Descartes non ha a che fare con entità isolate e discrete, di cui devono essere individuate le caratteristiche. Essa crea i propri oggetti a partire dalle singole situazioni concrete in cui è necessaria l'applicazione della tecnica in cui essa viene illustrata. Lo si vede immediatamente se si osserva il risultato della soluzione per il caso più semplice del problema di Pappo, affrontato nel libro 1. A grandi linee qui ho cercato di riassumere l'argomentazione. Si tratta di trovare un punto a partire dalla sua relazione con altri punti e segmenti dati in una certa relazione reciproca. Il modo in cui Descartes opera è quello di non proporre soltanto una soluzione particolare, bensì di derivarla da una soluzione più complessiva. Il rapporto del punto ricercato con gli altri elementi viene generalizzato e utilizzato come parametro attraverso cui definire un'equazione che descriva tutti i punti che potrebbero rientrare in quel rapporto. Ciò significa che la curva che descrive il luogo del piano in cui il punto potrebbe trovarsi non è un oggetto immediatamente dato, né un'entità semplice. È la soluzione a un'intera classe di problemi rappresentate dall'equazione che ne fornisce i parametri. Esattamente come l'equazione che la descrive, una curva cartesiana è un oggetto dotato di una sua generalità, risultante al processo tramite cui è stata generata in quanto soluzione. Essa è solo nella misura in cui è inserita all'interno del processo di risoluzione, e la sua natura è mutevole. Al mutare di un parametro cambia la sua intera struttura, dall'ellisse passiamo all'iperbola, alla parabola e viceversa, per fare gli esempi più semplici. I nuovi oggetti geometrici cartesiani fluiscono l'uno nell'altro perché non possiedono una consistenza propria, una loro sostanzialità. Essi rappresentano attributi dell'illimitata estensione spaziale che ne è il vero e proprio contesto ontologico generale.
In modo speculare rispetto alla curva che descrive, anche l'equazione è un oggetto privo di una propria consistenza autonoma. Il suo ruolo va ben specificato perché è stato spesso al centro di fraintendimenti. Se è vero che la geometria culmina nella dottrina delle equazioni del libro terzo, ciò non deve farci pensare che esse possano darsi in Descartes come oggetto di studio autonomo. Le proprietà che ne vengono ricavate, come la corrispondenza fra esponente e numero delle soluzioni o la famosa regola del segno, sono funzionali a semplificare i compiti costruttivi. L'equazione esiste solo come generalizzazione dei parametri tramite cui ricavare la soluzione. Essa non è ciò a cui la tecnica simbolica si applica, ma ne è una vera e propria creazione. In quanto tale, cioè in quanto costrutto di calcolo, essa non rappresenta altro se non le azioni che la mente dovrebbe svolgere qualora necessitasse di specificare ulteriormente la soluzione. È una regola o possibilità di comportamento cognitivo che la conoscenza rende oggettiva di fronte a sé grazie alla simbologia algebrica. In un simile contesto epistemico, anche gli enunciati che nel testo euclideo possono venire indicati come teoremi sono reinterpretati in ottica costruttiva. E ne ho scelto un esempio. Nella lettera a Mersenne del 27 luglio del 38, 1138 ovviamente, Descartes si trova a discutere il teorema 36 del libro 9 degli elementi, che nel testo euclideo recita, cito Euclide, «Qualora da un'unità quanti si voglia numeri siano stati fissati di seguito in proporzione raddoppiata, fino a che il totale composto risulti primo e il totale moltiplicato per l'ultimo faccia un certo numero, quello che risulta sarà perfetto». Non vi preoccupate, non ci interessa tanto il dettato tecnico quanto una serie di accorgimenti stilistici. Nella versione datane da Descartes, esso invece suona. Così Euclide, nella regola per trovare i numeri perfetti, fa esaminare tutti i numeri che seguono dall'unità in proporzione doppia, fino a che se ne trovi uno da cui, sottraendo l'unità, resti un numero primo, mentre invece doveva indicare un modo per escludere tutti i numeri che, diminuiti di un'unità, non diventano numeri primi. Ciò che ci interessa è come Descartes interpreti il testo euclideo come una regola per trovare un certo tipo di numeri. Il testo euclideo però non ci dice questo. Esso ci istruisce sul fatto che, avendo a che fare con un gruppo di numeri, se sappiamo determinate proprietà, allora ne possiamo inferire anche un'altra. È l'irrinunciabile dimensione analitica della matematica che fa in modo che Descartes interpreti il testo come una metodologia euristica. Gli oggetti particolari sono tali solo nella misura in cui derivano da quello che è il vero oggetto della nuova geometria cartesiana, la regola per determinarli. Sul piano più complessivo, il primato della costruzione di problemi in campo geometrico comporta una risematizzazione radicale del concetto di dimostrazione. All'interno delle categorizzazioni della matematica antica, essa infatti spettava al teorema. L'hypodexis era infatti la forma epistemica più simile al teorein all'interno della matematica, mentre la costruzione di problemi aveva a che fare con la sfera della tecne, della genesis, quindi dell'origine e della tecnologia. Il radicale mutamento epistemologico cartesiano comporta invece l'elevazione del processo di scoperta a vero e proprio momento dimostrativo, come ci ricorda un famoso passaggio delle seconde risposte, che abbiamo già anche richiamato oggi, che vi leggo di nuovo. La maniera di dimostrare, invece, è duplice, dice Descartes. Una è per analisi, l'altra per sintesi. L'analisi mostra la vera via attraverso la quale la cosa è stata scoperta metodicamente e per così dire a priori, di modo che, se il lettore vuole seguirle e prestare a tutto la dovuta attenzione, intenderebbe la cosa e la farebbe propria non meno perfettamente che se l'avesse scoperta lui. Fine citazione. All'analisi si contrappone la sintesi, che, nelle parole di Descartes, si serve in una lunga serie di definizioni, petizioni, assiomi, teoremi e problemi. In altre parole, a quella che con il lessico di Viete potremmo chiamare l'ars bene inveniendi, si contrappone il modello euclideo. Esse sono accomunate dall'ordine dimostrativo in cui le prime premesse devono essere conosciute senza il minimo ausilio da parte di quelle successive e tutte le altre devono essere disposte in modo da essere dimostrate solo in base a quelle che precedono. Ciò che analisi e sintesi hanno in comune è quindi il fatto che al loro interno la mente mette in atto una sola e medesima attività che con l'essico delle regole possiamo chiamare deduzio. Grazie alla generalizzazione cognitiva implicita nella deduzione, analisi e sintesi vengono messe sul medesimo piano, come due modi possibili di inferenza, il cui utilizzo dipende dalle circostanze, dalla funzionalità e dal tipo di assenso che si desidera da chi legge. La loro distinzione è quindi qualcosa che appartiene alla sola art de persuader, dove però è la sintesi, cioè il modello euclideo, a fare un passo indietro a tutto vantaggio di un effettivo primato dell'analisi. Passiamo a Pascal. La geometria di Pascal si sviluppa a stretto contatto con l'intero contesto della rivoluzione analitica. Ciò non vale ovviamente solo per il confronto serrato con la geometria cartesiana. Più importante ancora, forse, è il suo rapporto con Fermat e la scuola di allievi più o meno diretti di Viète di cui questi faceva parte.
una scuola con cui a ben vedere Descartes ha sempre avuto una relazione travagliata e conflittuale. Il movimento di riforma analitico non è infatti concorde al suo interno, anzi, nel corso dei decenni iniziali del XVII secolo emergono diverse opzioni alternative che rappresentano altrettante possibilità di governare il difficile processo di assestamento fra l'eredità antica e le nuove tecniche di calcolo. Da questo punto di vista, Pascal si inserisce in una linea che, se da un lato recepisce pienamente la nuova dimensione epistemica e ontologica degli oggetti matematici, dall'altro rimarrà fedele al primato del teorema, e quindi di una dimostrazione come altro rispetto all'invenzione. Nel momento in cui osserviamo la differenza della comprensione pascaliana della geometria rispetto a quella cartesiana, non dobbiamo però essere precipitosi. Non si tratta infatti di opporre semplicemente la geometria analitica cartesiana a un'altra che sceglie semplicemente la via sintetica. La dimensione dimostrativa della geometria di Pascal va infatti letta come formazione complessa e stratificata, ottenuta tramite una profonda rielaborazione della dimensione teorematica e di quella deduttiva. Infatti, anche per chi, come Pascal, rimane fedele al primato della podixis sulla costruzione, ciò non avviene che al prezzo di una trasformazione radicale del contesto e del concetto di dimostrazione. Per comprendere questa torsione dobbiamo prima rilevare un dato di fondo concernente l'impianto pascaliano. Mentre la geometria cartesiana risulta vigorosamente coerente al proprio interno, quella di Pascal non lo è. Ciò non per l'ovvia e scontata ragione che gli scritti di Pascal concernenti argomenti matematici non sviluppano mai un sistema completo del campo geometrico, almeno quelli che sono arrivati fino a noi. A interessarci di più è una tensione profonda che attraversa l'intera geometria pascaliana, quella fra un criterio veritativo che implica il primato del teorema e un oggetto che, proprio perché è derivante all'innovazione cartesiana, non può che essere la soluzione di un problema, cioè l'esito di un compito costruttivo. Per osservarla è sufficiente fare attenzione ai diversi stili di trattazione delle modalità di costruzione degli oggetti geometrici. Possiamo leggere l'incipit del Traité du triangle arithmétique del 1654, e ve lo leggo. Chiamo triangolo aritmetico una figura di cui la costruzione è tale. Da un punto qualsiasi G traccio due linee perpendicolari l'una all'altra, GV e GZ, in ciascuna delle quali prendo, a partire da G, delle sezioni uguali e continue che nomino 1, 2, 3, 4, eccetera. Questi numeri sono gli esponenti delle divisioni delle linee. La costruzione non è illustrata, come vedremo avvenire in altri casi, come un'impersonale intersezione di linee preesistenti, bensì come la produzione attiva di un G, di un io, che è parte integrante del processo di produzione. È il medesimo stile argomentativo che troviamo nella geometria di Descartes, dove ci viene detto appunto, quando Descartes trova a illustrare la moltiplicazione fra segmenti geometrici all'inizio, e Descartes ci dice, sia per esempio a B l'unità e si debba moltiplicare BD per BC, non ho che da unire i punti A e C e poi tracciare DE parallela a CA, e BE è il prodotto di questa moltiplicazione, dove l'io è sempre il centro della costruzione. Un primo spostamento lo vediamo però nel Petit Traité des solides circulaires di Pascal, dove l'esposizione delle proprietà dei costrutti geometrici viene assolta con la ricorrenza di espressioni come la seguente. Ora, io dico che il centro di gravità del solido di spazio VMP, ruotato attorno a MP, è dato. Anche in questo caso lo stile di trattazione rimane puntato sul G, sull'io, ma si trova coinvolto nel processo dimostrativo. Tuttavia, questo stesso io si fa partecipe di un processo di accertamento di una situazione di fatto che si è generata da una costruzione interpretata come processo passivo di relazione fra gli enti geometrici. Così, l'io cessa di essere esplicitamente soggetto attivo della loro produzione. Se questo è vero, ciò significa che la differenza fra la geometria cartesiana e quella pascaliana si gioca nel tipo di rapporto che il metodo e il suo portatore epistemico instaurano con i loro oggetti. Se infatti, nel caso della geometria cartesiana, l'oggetto è sempre osservato a partire dal suo essere una soluzione generale a un compito specifico, nel caso di Pascal la questione è più complessa. Nonostante la loro natura costruttiva sia assunta a livello operativo e integrata dal punto di vista filosofico, Pascal pone i costrutti geometrico-simbolici come oggetti a sé stanti e indipendenti dal contesto di partenza. Lo vediamo sin dall'essai pour l'économique, dove i termini indicanti le azioni di costruzione, in ottemperanza all'uso della matematica antica, sono indicati da verbi passivi e impersonali, ad esempio, le rette sono condotte, eccetera, eccetera. La geometria pascaliana non è immediatamente interessata a produrre un metodo di risoluzione dei problemi, quanto a determinare le proprietà fondamentali di un campo specifico. Come si dice dopo le definizioni iniziali dell'essai, ve lo leggo di Pascal di nuovo, dopo questi tre lemmi iniziali e qualche loro conclusione, noi daremo gli elementi conici completi, cioè tutte le proprietà dei diametri, delle lati retti, delle tangenti, eccetera.
Ciò facendo, noi enunciamo le proprietà che ne ricaviamo in un modo più generale di quanto sia usuale. Il riferimento al modello euclideo è estremamente chiaro. A differenza della geometria cartesiana, quella pascaliana si interpreta come attività attraverso cui portare a emergere le proprietà del campo di fronte al quale si trova, sia questo quello più tradizionale delle coniche, oppure quello inedito del calcolo probabilistico. In questo modo, oggetti strutturalmente frutto di una prassi operativa costruttiva vengono posti come entità apparentemente indipendenti e le loro proprietà considerate come attributi di un ente dotato di sostanzialità. Ciò trasforma la geometria da pratica di risoluzione tramite l'individuazione di regole a momento descrittivo delle proprietà di tali regole. Ciò di cui si tratta, infatti, è di individuare le relazioni costanti al variare dei fattori, identificare le proprietà dei costrutti simbolici che definiscono tali relazioni. È l'apertura di questa divaricazione interna fra oggetto e attività svolta che consente lo spazio affinché l'attività geometrica possa essere intesa come l'enucleazione di proprietà preesistenti, quindi come attività deduttiva o dimostrativa. Se in Descartes il punto centrale è l'escogitazione di regole, in Pascal l'idea fondamentale è la derivazione delle proprietà di cui godono le regole, che quindi vengono poste come oggetto autonomo di prima intenzione. Diventa così centrale la concatenazione fra le diverse proprietà, come il loro fondarsi all'interno di un campo da cui possono essere ricavate. È da questa prassi concreta che deriva l'epistemologia deduttiva e dimostrativa descritta in De l'esprit géométrique. Tuttavia, anche in questo caso, la riforma analitica fa sentire tutto il suo peso. La dimensione in cui il nesso deduttivo prende forma è infatti interamente all'interno di costrutti simbolici. Tali costrutti possono essere primitivi, e in questo caso possono fungere solamente a punti di partenza dimostrativi, oppure derivati. In tal modo, il contesto complessivo della geometria di Pascal viene a coincidere con un processo di formazione linguistica di termini, la cui individuazione consente di selezionare oggetti all'interno della totalità dell'oggettualità matematica, di riconoscerli e di impiegarli successivamente. Da ciò segue la possibilità di utilizzare tali concetti all'interno delle dimostrazioni. L'attività di deduzione dimostrativa, che ricordiamolo, per Pascal serve a provare la verità e non a trovarla, si svolge operando su costrutti simbolici, i nomi, che sono il prodotto di una tecnica combinatoria. Tale possibilità è fondata nell'indefinibilità delle categorie fondamentali che costituiscono gli elementi di comprensione originaria del campo geometrico. Per Pascal, infatti, non si tratta di ricercare il costrutto linguistico simbolico che meglio esprime l'essenza della cosa, per quella che era un po' l'idea di definizione tradizionale, quanto, cito Pascal, il rapporto fra il nome e la cosa, in un modo tale che questa espressione, tempo, che è l'entità di cui si sta occupando in questo esempio, tutti rivolgono il pensiero verso il medesimo oggetto. Ciò è sufficiente per fare in modo che tale oggetto non abbia bisogno di essere definito, anche se successivamente, esaminando che cos'è il tempo, si giunge a un sentimento diverso dopo avervi rivolto il pensiero. Perché le definizioni sono fatte per disegnare la cosa che si nomina, non per mostrarne la natura. Fine citazione. L'indefinibilità è dettata dalla capacità automatica di determinati concetti di fornire un referente reale. Se nel caso degli oggetti geometrici più complessi si tratta di fornirne la regola costruttiva, nel caso degli indefinibili che aprono il campo geometrico come tale, si tratta di categorie capaci di rivolgere immediatamente l'attenzione della mente su un certo oggetto. In altri termini, esse ottengono immediatamente un referente, un esempio, e la loro comprensibilità è legata alla capacità dell'immaginazione di produrre tale esemplificazione. Cito di nuovo Pascal. Queste tre cose, movimento, numero e spazio, che comprendono tutto l'universo, hanno una relazione reciproca necessaria, perché non si può immaginare il movimento senza una cosa che si muove, e questa cosa, essendo una, è quell'unità che è l'origine di tutti i numeri. Infine, il movimento non può essere senza spazio. Fine citazione. La connessione fra i tre concetti che descrivono il campo geometrico nella sua totalità è data dalla loro inestricabile connessione all'interno di un'esemplificazione immaginativa. Mentre, nel caso degli oggetti derivati, l'esempio di riferimento deve essere prodotto attraverso la combinazione e l'utilizzo dei termini originari. In sostanza, la differenza fra termini originari e derivati consiste nel fatto che nel caso dei primi la postura cognitiva della costruzione, cioè la possibilità di individuare un esempio, è data immediatamente, mentre nel caso dei secondi essa va prodotta deduttivamente. È all'interno di questa nuova e rinnovata gerarchia fra oggetti analiticamente intesi che Pascal trova il modo in cui conciliare la riforma analitica cartesiana con il primato della derivazione teorematica. Ed è esattamente questo che lo rende, secondo le categorie prima introdotte, uno dei protagonisti della controriforma sintetica. E mi avvio a concludere. Fra la fine del XVI secolo e i primi decenni del XVII, il movimento di riforma analitica investe tutti i campi della matematica.
Esso non consiste tanto nella scoperta di nuove tecniche algebriche, quanto nella sistematizzazione della simbologia, nell'applicazione dell'algebra a campi diversi, come la geometria, così come la sua trasformazione in una disciplina che si pretende scienza universale e necessaria. Anzi, per certi versi è proprio l'algebra che si pretende archetipo della scienza come tale. Ciò avviene all'interno di un rapporto dialettico con le pratiche operative e le categorie concettuali della matematica antica. Queste vengono rilette alla luce del nuovo tipo di calcolo sviluppatosi fra basso medioevo e rinascimento, inserite all'interno di un impianto in cui vengono funzionalizzate i processi risolutori dell'algebra. Non è soltanto la prassi operativa a venire assorbita e rielaborata, ma anche i modelli epistemici che esse sottintendevano. Ed è soprattutto questo fenomeno a essere rilevante, perché è in realtà quest'ultimo a determinare come e in che termini le tecniche operative vengono a loro volta riprese o modificate. Il modello cartesiano risulta determinante perché rappresenta, per certi versi, la punta estrema che raggiunge la tradizione tardo-medievale rinascimentale dell'algebra. Ciò è vero nella misura in cui nella geometria di Descartes è il nuovo calcolo, con i suoi procedimenti epistemici e i suoi criteri, a dettare legge e a fornire i parametri per una concezione completamente nuova della razionalità matematica. È così possibile leggere Descartes come uno degli ultimi sostenitori di un modello di matematica pratico-operativa che di lì a poco dovrà cedere il passo a una linea evolutiva diversa e che risulterà poi vincente. È in essa che si inserisce Pascal. Se quindi l'ars bene invenienti ha ormai radicalmente trasformato la comprensione degli oggetti matematici, tale trasformazione si scontra poi con la necessità di conservare i criteri di verità e di certificazione che la cultura matematica antica imponeva come quelli più appropriati. Così, all'idea di una razionalità moderna univoca e lineare dobbiamo sostituire l'idea di una pluralità di opzioni che partono da una medesima situazione. E ciò non soltanto all'interno dell'ambito filosofico, dove chiaramente le differenze sono più evidenti, ad esempio fra Cartesio e Pascal. Anche all'interno della razionalità matematica vanno delineandosi opzioni diverse su come elaborare il rapporto con l'eredità antica. Il contributo pascaliano è estremamente significativo nella misura in cui comporta una metamorfosi radicale del ruolo che l'attività geometrica intrattiene con i suoi oggetti. Un ruolo che prima abbiamo definito come descrittivo. Si tratta di una possibilità dove la fedeltà al modello antico è mantenuta al prezzo di trasformare la dimostrazione da esplicitazione di proprietà di enti a strumento di determinazione di regolarità funzionali costanti dei costrutti simbolici. Curve ed equazioni, in altri termini, diventano oggetti di studio in quanto tali, a prescindere dal metodo generale capace di produrli e dalle situazioni in cui necessitiamo del loro utilizzo. La mossa pascaliana va quindi nella direzione di ritrasformare la geometria da prassi metodica di invenzione di regole a teoria delle costanti fra le regole, ovvero a teoria delle trasformazioni delle possibili combinazioni dei costrutti simbolici. Si inaugura così un modello di razionalità matematica che ha un'enorme fortuna e che per molti versi è quello che usiamo ancora oggi quando facciamo un semplice studio di funzione. Tuttavia, la controriforma sintetica non si limita alla sola geometria pascaliana. Pascal non è infatti il solo a elaborare un diverso e alternativo modo rispetto a Descartes per fare i conti con la realtà della matematica antica. L'autorità e il peso dell'archetipo euclideo, infatti, sopravvivono all'attacco feroce e violento della geometria del 37, che la geometria del 37 aveva scagliato contro di loro, proprio grazie a un complessivo processo di metamorfosi che vede coinvolti la maggior parte delle grandi figure intellettuali del XVII secolo. È il caso, ad esempio, di Hobbes, di cui John Aubrey, nelle sue Brief Lives, dirà che si sia innamorato della matematica proprio leggendo gli elementi di Euclide, ed Euclide è uno dei pochissimi autori antichi per cui Hobbes dimostra sempre una certa ammirazione. Sempre in Inghilterra, il modello euclideo sarà punto di riferimento sia per Barrow, sia per Newton nel momento in cui dovrà scegliere lo stile espositivo dei Principia, abbandonando quell'analisi dei moderni a cui aveva dedicato così intensi sforzi. Dal punto di vista filosofico, invece, basta solo ricordare l'esempio insigne dell'etica di Spinoza, a cui vanno messe in parallelo le critiche di Meyer, all'assenza del metodo sintetico nell'opera di Descartes, nella prefazione degli spinoziani Principi della filosofia cartesiana. Il movimento di controriforma sintetica, che oggi abbiamo visto esemplificato da Pascal, ha quindi una storia tortuosa e complessa, con risvolti di estrema rilevanza sia in sede matematica sia filosofica. È una storia che ci racconta come la matematica contemporanea non sia semplicemente il frutto di una progressiva accumulazione di tecniche, ma della stratificazione e contaminazione di stili e modelli di razionalità molteplici. E soprattutto è una storia ancora tutta da scrivere. Grazie per l'attenzione. Grazie per questo intervento magnifico e veramente dimostrativo. Quello che mi ha stupito è il fatto che insomma c'è un ego mathematicus in Cartesio, mentre sotto il nome di sintetismo della geometria di Pascal sembrerebbe
qualche strutturalismo matematico che sarebbe in via di nascere. E volevo sapere se il concetto centrale potrebbe essere nella via aperta da Pascal con il concetto di variazione, cioè il concetto che sarà naturalmente ripreso da Leibniz. Cartesio produce un gesto matematico di tipo verum factum, insomma, mentre quello di Pascal sembra un studio e un grafismo delle variazioni. E vorrei sapere se lei è d'accordo con questa valorizzazione del concetto di variazione. Intanto grazie per la questione. Io sono assolutamente d'accordo con il concetto di variazione, nel senso che il punto proprio con Pascal diventa quello di identificare l'identico all'interno delle possibili trasformazioni dei costrutti simbolici, per cui l'idea di variazione, l'idea di controllo della variazione, di costante all'interno della variazione è esattamente ciò che consente ad esempio a Pascal di tematizzare il tratto probabilistico con una forma che è molto simile a quella della matrice, se noi leggiamo le lettere a Fermat ad esempio. E, per quanto riguarda il modello, la differenza sull'ego, cioè anche in Pascal chiaramente è presente un ego matematico, nella misura in cui quel tipo di dimensione, perché gli oggetti matematici sono costrutti dell'ego, esiste anche in Pascal. La cosa che però secondo me è interessante dal punto di vista epistemologico è che avviene una sorta di processo di reificazione dell'oggetto matematico, nella misura in cui l'io pone i propri costrutti di fronte a sé come se non li avesse costruiti lui. Si tratta quindi di una sorta di processo di trasformazione di quelli che sono costrutti fluidi in Cartesio, che sono sempre tenuti da conto come oggetti di cui il pensiero può servirsi in varie forme, in entità reificate. Cioè la matematica pascaliana, la matematica inaugura un processo per cui oggetti che sono frutto della mente umana vengono intesi come oggetti indipendenti. È fondamentalmente quel processo, secondo me, che Husserl, nella crisi della scienza europea, ha descritto in maniera molto vaga e che va un po' ricostruito in maniera più precisa, più analitica, però è un po' il processo di, chiamiamolo così, di oblio del fatto che l'essere umano produce quei costrutti. Da questo esempio deriva ancora oggi la tendenza ad attribuire alla unità matematica un'ontologia platonizzante, che non ha il minimo senso con quello che è l'impianto matematico a partire dalla 600 in avanti. Che tuttavia oggi, anche con esempi insigni, lo stesso Husserl, ad esempio, nelle ricerche logiche ci propone un certo tipo di visione della matematica, un certo tipo di giustificazione epistemologica del contesto matematico. Questo avviene per molti versi, cioè quest'idea dell'indipendenza del costrutto in realtà è già presente all'interno di Goethe, è già presente all'interno di Fermat. Cioè se noi prendiamo un testo con cui in realtà il Cartesio si confronta, che è il testo sui massimi e sui minimi di Fermat, che sarà un po' la nascita dello studio di funzione, vediamo che in realtà già Fermat stava andando in questa direzione. Pascal radicalizza questa mossa. La cosa interessante è che quando Fermat e Descartes discutono, si vede che proprio il loro problema è che non si capiscono su cosa sono l'analisi e la sintesi. E c'è un passaggio estremamente interessante che Cartesio dice, che Descartes dice: loro non mi capiscono, capiscono la geometria, perché credono che io abbia fornito la sintesi, invece ho fornito soltanto l'analisi. Dove quello che si vede è che quello che per Cartesio era soltanto un metodo di risoluzione, per loro è diventato un momento dimostrativo, dove è evidente che per loro quel tipo di pratica è diventato un oggetto a sé stante, staccata da quello che è un contesto, con una delle ricadute epistemologiche non da poco, cioè dove c'è una idea, quantomeno larvata in Pascal, di verità come aderenza all'oggetto. Da cui secondo me deriva poi a sua volta, questo chiaramente sarebbe questionabile, però sembrerebbe discutere molto, ma la metto sul tavolo così magari ne parliamo, il fatto che per Pascal il campo epistemico è un campo epistemico distinto, cioè ci sono discipline che noi possiamo arrivare alla certezza dell'evidenza, e questo vale per esempio per la geometria, per il campo matematico, ci sono chiaramente degli altri momenti in cui la nostra comprensione non arriva alla certezza dell'evidenza, cosa che in realtà per Cartesio sarebbe assolutamente inaccettabile, perché semplicemente Cartesio non ha l'idea di aderenza all'oggetto come suo punto focale, ma l'idea invece della produzione, delle tecniche, l'idea della produzione della verità, per certi versi, del verum factum, come dicevo.
Allora, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì. Grazie per questa bellissima relazione e non entro né su Pascal né sull'analisi che hai fatto della geometria perché non ho le competenze, quindi ti ringrazio molto per avercela fornita. E ti chiederei però di un chiarimento su due punti che tu non hai affrontato e che evidentemente, questo dipende da questione di tempo, ma che tuttavia mi pare decisivo. Cioè, se noi abbiamo una matematica, una concezione diciamo geometrica di quel tipo, di tipo costruttivista in cartesio, no? Come si concilia questo con l'ontologia della quinta meditazione? Che noi possiamo anche, e su questo io posso darti ragione, classificare in senso non platonico, quindi liberarci di questa, come dire, etichetta francamente un po' ingombrante, ma che tuttavia si basa sull'idea che comunque noi le essenze le scopriamo. E poi l'altra cosa che Cartesio dice per tutta la vita è che la forma principale di dimostrazione, la dimostrazione per eccellenza, è la dimostrazione a priori condotta da essenze, a partire da essenze. Grazie. Grazie a lei. Intanto grazie mille per le due. Grazie. Lei. Sì. Beh, intanto grazie delle questioni. Sì, grazie, cioè non avevo potuto approfondire questo punto chiaramente per ragioni di tempistiche e di spazio legato all'intervento. Allora, la questione dell'ontologia della quinta meditazione chiaramente è estremamente challenging, come si dice, per quanto riguarda un'interpretazione costruttivista della matematica cartesiana, dove però faccio una piccola premessa: con costruttivista io non intendo come il significato con cui lo si intende oggi, cioè l'individuo che crea fattivamente delle cose. Cioè la costruzione è una categoria particolare della matematica del 5-600 che corrisponde alla nozione di risoluzione, okay? Dove il punto chiaramente è sicuramente quello per cui la matematica passa dall'essere intesa come una sorta di speculazione, cioè di scienza speculativa delle proprietà della quantità, a tecnica operativa, e questo è un po' il punto. Quello che succede, che per tornare anche a un'espressione usata prima, è che secondo me in Cartesio non c'è il verum factum, cioè chiaramente in Cartesio l'idea di spontaneità del mentale e di produzione mentale ha una sua rilevanza. Quello che però è importante rilevare, secondo me, è che la mente non si crea da sola, questo lo sappiamo, e che quindi presuppone un ordine legale a essa preesistente. Ora, io non sono così d'accordo col fatto che le essenze vengano scoperte, cioè non sono d'accordo col fatto che le essenze vengano scoperte come tematizzazione di qualcosa di esterno alla mente. Il processo di scoperta dell'essenza è un processo, secondo me, di autoriflessione della mente su se stessa, che va a individuare quelle che sono delle strutture portanti dell'essenzialità stessa del mentale. Laddove va anche rilevato che il concetto di essenza cartesiana non coincide con quello di sostanza, con quello tradizionale di forma, cioè non indica una sostanzialità autonoma. Questo è il motivo per cui, ad esempio, nelle prime risposte, rispondendo a Caterus, quando Cartesio si sta interrogando, sta rispondendo sul punto di oggetti inesistenti, Cartesio è anche in grado di dividere fra quelle che sono le formazioni che facciamo noi volontariamente, che sono appunto gli oggetti fittizi in cui non c'è un'essenza corrispondente, a quelle che invece sono operazioni mentali che noi svolgiamo per l'appunto a priori, perché seguiamo delle essenze, cioè seguiamo quella che è una legalità interna al nostro stesso pensare e tematizzare una serie di oggetti. Questo dà anche conto del fatto che, a parte che dà conto secondo me un po' dei passaggi in cui Descartes utilizza il termine essenza come equivalente al termine idea, e dall'altra parte dà anche conto del fatto che l'essenza cartesiana è un'essenza estremamente plastica, cioè un'essenza che cambia a seconda di quelli che sono i parametri. Questa è una cosa che soprattutto nelle prime risposte viene detta, sempre nel passo sugli oggetti inesistenti. Per quanto riguarda la prova a priori, secondo me la questione è la dimostrazione a priori, mi perdoni. Però guarda, la dimostrazione a priori, che è dimostrazione a partire da essenze, un po' la risposta secondo me si riduce a quello che ho detto prima. Dall'altra parte va anche, secondo me, detto che l'apriorismo è di difficile determinazione in Descartes, nel senso che, sempre nel passo delle seconde risposte, quando lui distingue analisi e sintesi, attribuisce l'apriorismo a entrambe, dove sembra che alla fin fine l'a priori sia una questione di effetto su chi legge o su chi riceve la dimostrazione.
Questo chiaramente in quel tipo di contesto in cui sta articolando il concetto di dimostrazione. Ci sono altri passaggi, come ad esempio quelli dell'epistolario relativi alla fisica, dove la distinzione fra a priori e a posteriori deriva da quella che è una dimostrazione a priori che deriva dalla totalità del sistema del mondo, cioè posso dare una dimostrazione a priori una serie di effetti della sostanza della materia sottile, nella misura in cui derivo, non ipotizzo la materia sottile, ma la derivo dalla totalità mondana. Se non faccio ciò, cioè se mi mantengo sul piano ipotetico, come avviene nel caso della diottrica, io avrò soltanto dimostrazioni a posteriori. Quindi l'a priorismo, cioè l'essere a priori o l'a posteriori di una dimostrazione, secondo me è una questione un pochino più varia e che si osserva un po' a seconda dei contesti su quello che... So, questa è una risposta un po' più ampia per allargare un po' il campo. Spero di aver colto il punto delle domande. Grazie. Comunque c'è un legame evidente con la creazione di verità eterne. Sì, ovviamente. Allora, qualcuno vuole aggiungere ovviamente qualcosa? Forse i due organizzatori, Andrea e Vincent, vogliono concludere questa prima giornata? Andrea, sei costretto, tu hai detto ancora niente. Vabbè, non ho detto niente perché, essendo l'organizzatore, preferisco lasciare la parola agli altri. No, io voglio, insomma, mi rallegro ancora una volta di questa occasione della partecipazione, ringrazio ancora una volta tutti e approfitto anche per trasferirvi il messaggio del Presidente che è dovuto assentarsi e che anche lui ci teneva ad esprimervi le sue felicitazioni per questa bella occasione, sperando che si tratti dell'inizio di una serie ampia di occasioni legate alla collaborazione non solo con la Sorbona ma anche con tutti i partner che fanno parte di questo evento. Quindi, insomma, io penso che, insomma, oggi sia andato più che bene e ho informazioni di servizio. Domani ci vediamo alle 15:45 in modo tale che per le 16 siamo sicuri di poter iniziare i lavori. Quindi vi ringrazio ancora una volta e a domani.